for the institutional greetings. Grazie Alessio, io sono Luca Somigli, sono docente di letteratura italiana nel Dipartimento appunto di Studi Italiani dell'Università di Toronto e in questo momento sono anche il direttore del Dipartimento e quindi in questo, come dire, in questo ruolo ho il piacere di invitarvi a dare a tutti voi il benvenuto virtuale, purtroppo perché ancora siamo gli eventi di persona, insomma, non sono ancora possibili. Almeno il vantaggio è che questo ci permette invece di fare attività, di organizzare eventi che con la partecipazione di studiosi da tutto il mondo, come in questo caso. Quindi benvenuti virtualmente all'Università di Toronto, benvenuti a questo evento. Non dico altro perché poi in questo caso, oltre appunto a questo ruolo istituzionale, sono anche uno dei membri del panel, quindi passo volentieri la parola a Manuela Di Franco, che ha insieme ad Alessio, veramente l'organizzatrice di questo evento. Alessio e Manuela sono quelli che hanno fatto il lavoro appunto organizzativo e li ringrazio. Manuela, prego. Grazie Luca e grazie a tutti per essere qui. Vorrei fare una breve presentazione appunto di questo gruppo di studi e la farò in inglese visto che stiamo registrando e non si sa mai chi potrà seguirci da in differita. So this is the first event of the Comic Studies group that we are creating here at the Italian Department of the University of Toronto. I'm very happy that you're here and that we're starting this study group with this roundtable on the topic of the use of the term graphic novel in the Italian context. So the group wants to encourage and expand the debate on Italian comics at the international level, and we would also like to bridge the academic communities in North America and Europe. And we also would like to raise awareness on the vast and multifaceted production of Italian comics, but also on the adaptation of foreign comics in the Italian context. And this is why we wanted to start this what we hope is going to be a series of events on comics in Italy and on Italian comics, with this debate on the use of the term graphic novel. We know that this is a term that has been used from the 70s, but there is a huge debate around it. There are many questions that remained unanswered. Is the graphic novel different from a comic book? Why is it different, and what marks the difference between the two products? So today we have this group of speakers that will give us their perspective on the topic, and hopefully we'll start a very nice and lively debate. The presentations will be in Italian, but feel free to ask questions in the chat or just by unmuting yourself or raising your virtual hand. Also in English, we can manage both languages. So I will now leave the presentations to Alessio, and thank you everyone for joining. Ok, allora mi associo ai ringraziamenti della collega Manuela. Switcho all'italiano, visto che la nostra roundtable è essenzialmente in italiano, anche se, come avete sentito, insomma, se ci sono domande in inglese, riusciremo in qualche modo a cavarcela. E non mi dilungo e passo direttamente a presentare i nostri relatori di oggi, cominciando da Luca Somigli, che tra l'altro, come avete sentito, è il cofondatore del nostro gruppo. È nato e cresciuto a Firenze, dove ha ottenuto un PhD in letteratura comparata alla State University di New York, e tra l'altro chair del nostro dipartimento di Italian Studies qui a Toronto. Tra i suoi interessi di ricerca ricordiamo il modernismo europeo e soprattutto italiano, la letteratura di genere e evidentemente il fumetto, se no non sarebbe qui, immagino. Tra le ultime pubblicazioni, in volumi in co-curatela, Futurism and Microhistory e Oltre il canone, problemi, autori e opere del modernismo italiano, mentre in ambito di Comic Studies ricordiamo almeno The Superhero with a Thousand Faces, Visual Narratives on Film and Paper. Di seguito abbiamo Roberto Bianchi, professore associato al Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo all'Università di Firenze.
Tra i suoi interessi di ricerca, le rappresentazioni del passato nei fumetti italiani, tra le sue pubblicazioni Fumetti nella storia, storia nei fumetti, The Great War in Comics, France and Italy, 1914-2012. La sua monografia più recente è 1919, Piazza, Mobilitazioni, Potere. È membro fondatore, tra le altre, dell'Associazione Italiana di Public History e della Società Italiana di Storia del Lavoro. E tra le numerose attività accademiche, guardiamo il suo ruolo di coeditore della rivista Passato Presente e di membro del comitato esecutivo dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Abbiamo poi Daniele Comberiati, professore associato di italianistica presso l'Università Paul Valéry di Montpellier, dove dirige il Master di Studi Culturali. Fra le sue pubblicazioni figurano Scrivere nella lingua dell'altro, la letteratura degli immigrati in Italia e Africa. Nel 2019 presso Quod Libet uscito il saggio Un autre monde est-il possible? Bande dessinée et science fiction en Italie de l'enlèvement d'Aldo Moro jusqu'à aujourd'hui. Con Simone Brioni ha pubblicato Italian Science Fiction, The Other in Literature and Film e Ideologia e rappresentazione, percorsi attraverso la fantascienza italiana. Mentre nel 2021 è uscito Il mondo che verrà, cinque ipotesi di ricostruzione dell'umanità nelle narrazioni distopiche. London, Bariavel, De Pedrolo, Montero, Ammaniti. Di seguito abbiamo Lorenzo Di Paola, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina. Lorenzo collabora con le cattedre di Sociologia del Cinema e degli Audiovisivi, Media Digitali e Sociologia dell'Immaginario presso l'Università di Salerno. Si occupa di mediologia dei del fumetto e della letteratura e di sociologia delle culture digitali. Ha scritto numerosi articoli di riviste scientifiche per volumi collettani, ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. Dirige la collana scientifica L'Eternauta, collana di studi su fumetto e media con Luigi Frezza e Mario Tirino. Ha curato con Mario Tirino il volume Poi piove dentro l'alta fantasia, Dante e i fumetti. Le sue più recenti pubblicazioni includono, tra le altre, L'inafferrabile medium, una cartografia delle teorie del fumetto dagli anni 20 a oggi. E per finire Carlotta Vacchelli, che ha ottenuto il PhD in Italian Studies presso l'Indiana University con una tesi sull'influenza di Andrea Pazienza sul fumetto, letteratura e arti visive. Carlotta è borsista, postdoc presso la Biblioteca Herziana di Roma, Max Planck Institute, nel programma Rome Contemporary Controcultura, con un progetto su Pablo Echaurren e il fumetto underground degli anni 70. Ha completato due progetti postdoc investigando diversi aspetti del rapporto tra il fumetto e la tradizione pittorica italiana ed è vice direttrice del semestrale online peer-reviewed Simultanea, rivista di media e cultura popolare in Italia. Ha pubblicato saggi e contributi in volume su varie riviste accademiche, tra cui citiamo solo Elephant and Castle, Studi Italiani e l'International Journal of Comic Art, ce ne sarebbero molte altre. Fa parte del direttivo dell'associazione Archie Comics e cura la rubrica Charlie Don't Surf sul blog di approfondimento culturale Quasi. Sia Lorenzo che Carlotta fanno parte del gruppo SNIF, Studying and Investigating Fumetti, che è un gruppo che tra l'altro ha l'acronimo migliore della storia, credo. Ma oltre a questo, diciamo che nasce con l'obiettivo di abbracciare una prospettiva internazionale e interdisciplinare, mettendo in comunicazione approcci teorici e critici e applicando un oggetto di ricerca estremamente vivace e ancora parzialmente trascurato dalla critica accademica, specie nel contesto italiano. Quindi, se siete qui, è probabile che le loro attività vi interessino, quindi vi invitiamo a seguirli, sono molto attivi sui social. E detto ciò, per non togliere altro tempo al dibattito, passerei con le presentazioni, partendo quindi da Luca Somigli. Grazie. E io ringrazio voi per la presentazione e inizio a condividere lo schermo, perché un piccolo PowerPoint, come diceva... Scusate, lo faccio partire in modo che almeno, se no poi vi tolgo la sorpresa se vedete tutte le immagini. Come appunto diceva Alessio, io mi occupo, come dire, mi pagano per fare altre cose, non il fumetto. Io lavoro soprattutto sul modernismo, futurismo, però insomma ogni tanto mi è capitato di occuparmi di fumetto e anche non soltanto... come dire, in termini così di ricerca scientifica, ma anche di da amatore, cultore, dico sul punto, diversi anni fa ho fatto un libro con alcuni amici sul fumetto e gli adattamenti cinematografici dei fumetti, però appunto era un libro di, diciamo, di divulgazione. Dico tutto questo perché appunto anche questo intervento si pone un po' a metà tra la ricerca e l'interesse così personale, ecco. E per
Per lanciare un po' il dibattito, per iniziare a, così, a mettere a fuoco qualche tema, ho pensato di ripercorrere un attimo, da un punto di vista molto personale, idiosincratico, la mia, come possiamo dire, il modo in cui il termine graphic novel è apparso al mio orizzonte. Io sono appunto, come dicevo, sono un lettore di fumetti, sono cresciuto soprattutto con il fumetto supereroistico americano, e quindi la prima volta che ho trovato il termine, com'è che non va avanti? Scusate, non collabora il PowerPoint. Ecco qua. La prima volta che mi è capitato di trovare il termine graphic novel è nell'ormai, ahimè, lontano 1982, con un testo che vedete qui, The Death of Captain Marvel, che era il primo volume di una collana della Marvel Comics, evidentemente, che cercava in qualche modo di differenziare questo tipo di prodotto dal fumetto, dal tipico fumetto Marvel venduto in edicola o, come era all'epoca comune in Nord America nei supermercati, un grande formato simile a quello dei volumi da libreria francese, anche se con la copertina, non con la copertina rigida. Quindi appunto un prodotto che in qualche modo si voleva distinguere da quello che era all'epoca il mercato della Marvel Comics, e fra l'altro poi questo formato fu pochi anni dopo fu ripreso anche dalla storica rivale, insomma, la DC Comics, già nel 1983, se non sbaglio. Questo grande formato però guardava anche a altri tipi di pubblicazioni. In particolare, il formato era lo stesso, le riviste in bianco e nero prodotte da varie case editrici americane, e quello che avevano in comune, oltre appunto come ho già detto, al formato, queste pubblicazioni, era il fatto che si trattava di testi. Non so, di pubblicazioni non soggette alla Comics Code Authority, e quindi destinate a un pubblico diverso, un pubblico che si immaginava più maturo rispetto a quello dei normali comic books, e quindi potevano anche affrontare, si potevano affrontare anche se, temi più, diciamo così, più complessi. Sicuramente si potevano mostrare anche situazioni di maggiore così, violenza e così via. Queste riviste in bianco e nero erano spesso appunto note per la dimensione così di shock, no? Di violenza, sessualità, eccetera. E questo fa parte di una strategia editoriale che la Marvel Comics implementa all'inizio degli anni Ottanta, cioè quella di cercare di rivolgersi ad un pubblico più sofisticato, con iniziative come appunto la rivista Epic, che vedete qui primo numero con la copertina di Frank Frazetta, e che era chiaramente ispirato a le riviste europee, soprattutto a Metal Hurlant, oppure a altre iniziative appunto legate a questa strategia editoriale, era quello di collane supereroistiche distribuite direttamente in fumetteria. Quindi questo cambiamento di strategia editoriale è legato anche a fenomeni più ampi all'interno del mercato del fumetto, soprattutto la creazione di circuiti alternativi rispetto a quelli della vendita in edicola, che appunto iniziano proprio negli anni Ottanta. Capisco per quale ragione non coopera il mio PowerPoint, eccoci qua.
In realtà poi quando uno va a vedere il catalogo di queste cosiddette graphic novel, in realtà si trova un po' di tutto, da opere come questo Star Slammers, che ho preso, questi sono presi tutti veramente a come esempi delle varie così, opzioni all'interno di questa collana. Quindi abbiamo da un lato Star Slammers di Walter Simonson, che era un'opera slegata comunque dall'universo Marvel e dalle, dal genere supereroistico. Altro esempio che ho qui è New Mutants, che voleva essere un fumetto da un lato di supereroi, ma appunto rivolto a un pubblico comunque più, più sofisticato, e però poi avrebbe condotto a una normale collana da edicola. E poi il terzo, questo Revenge of the Living Monolith, che era un normalissimo fumetto supereroistico, soltanto in dimensioni più, più ampie. Quindi, per fotografare un po' la situazione, almeno in nel momento in cui questo termine inizia a circolare in, in un contesto più ampio di quello che poteva essere quello dei cultori del fumetto o dei primi studiosi del fumetto, il termine graphic novel in qualche modo serve per creare una serie di, come possiamo dire, di articolazioni all'interno del mercato del fumetto. Io ho messo una piccola tabella, su cui sicuramente poi ci saranno molti motivi per non essere d'accordo. Comunque, diciamo che la situazione è stata una tabella che mi sembra ai fotografi quella che poteva essere la situazione negli anni '80, cioè una serie di distinzioni nel circuito comunicativo del fumetto, a livello di produzione. Da un lato il modello collaborativo, diciamo in certo senso industriale, famoso Marvel Method del fumetto mensile appunto da edicola, dall'altro il modello invece autoriale, e intendo in termini quasi nel senso in cui viene usato nella critica cinematografica la nozione di auteur, cioè di un'opera che è in qualche modo l'oggetto della visione specifica di un autore individuale che si fa carico dell'intero impianto, diciamo così, del prodotto. Quindi a livello di produzione, un'altra distinzione fra il fumetto quindi di tipo seriale o periodico, quindi in qualche modo una sorta di modello, se vogliamo, appunto industriale, dall'altro un'opera non seriale, un testo a sé stante che anche quando tratta di personaggi come, che so, l'Uomo Ragno o Iron Man, comunque è in qualche modo un'opera che sta da sé. Distinzione a livello di distribuzione, edicola, supermercato, vecchio sistema, mentre per quanto riguarda il comic book, la graphic novel invece è distribuita in fumetteria o in libreria, quindi all'interno di un circuito non di lettori casuali, ma di lettori che specificamente cercano un certo tipo di prodotto, e quindi appunto una distinzione di pubblico. Da un lato il pubblico di bambini o adolescenti a cui è rivolto il fumetto da edicola, dall'altro pubblico più maturo, non fosse altro perché appunto deve avere almeno una certa disponibilità finanziaria per poter acquistare prodotti che comunque sono più costosi del normale giornalino, e devono trovare poi quei circuiti, quindi appunto andare in fumetteria, andare in libreria. Il fumetto diventa un oggetto di ricerca, non un oggetto che uno incontra andando a fare la spesa o andando a comprare il giornale. E sempre a livello di pubblico, appunto, soggetto alla Comics Code Authority, che era all'epoca e è stata in realtà fino all'inizio degli anni 2000 l'autorità che doveva approvare i fumetti appunto da edicola
una sorta di censura interna, diciamo così, nell'industria del fumetto, mentre la graphic novel invece non è soggetta alla Comics Code Authority, di nuovo circola in un circuito diverso. Ovviamente questa situazione che ho cercato in qualche modo di fotografare, semplificando anche ovviamente, perché il mercato allora come adesso era sicuramente molto più complicato, comunque questa situazione che ho cercato di fotografare ovviamente non è non funziona più, perché il fumetto, anche appunto il fumetto seriale, ormai è distribuito quasi del tutto in fumetteria, almeno in Nord America. In Italia ovviamente la situazione è diversa, perché la Comics Code Authority non esiste più da più di 20 anni, perché il pubblico è un pubblico sempre più maturo, perché il fumetto rivolto appunto a un pubblico, a quello che era il suo, quello che si riteneva fosse il suo pubblico normale, appunto quello dei bambini e degli adolescenti, e invece un pubblico che si rivolge sempre più a media diversi, il fumetto diventa sempre più l'oggetto, in parte per vari motivi, insomma, di rivolto a un pubblico più, appunto più maturo. Quindi, come dicevo, questa è una situazione che ovviamente, questa piccola tabella fotografa una situazione specifica che probabilmente riguarda gli anni 80, però dato il fatto che continuiamo in qualche modo è anche in questo contesto che si forma e si diffonde la nozione di graphic novel, credo che possa essere utile almeno pensare a qual era il contesto in cui graphic novel poteva avere una funzione strategica, chiederci se ancora questa funzione è ancora utile e necessaria, o altrimenti appunto di cosa parliamo quando parliamo di graphic novel, cos'è questo, se ci poteva essere una certa chiarezza all'inizio degli anni 80, per cui appunto la Marvel, creando una collana che si chiamava Marvel Graphic Novels, voleva dare un certo tipo di segnale, se questa chiarezza esiste ancora, oppure siamo e forse per quel motivo per cui ce ne interroghiamo adesso, se questa terminologia non comincia a aver fatto un po' il suo tempo. E qui mi fermo, perché sicuramente ho chiacchierato anche troppo, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, Luca. E direi che passiamo la parola a Roberto Bianchi. Buonasera, si sente bene? Sì, perfettamente. Allora, grazie per avermi invitato a questo incontro. Sono molto contento. Come è stato detto, vi chiamo da Firenze, insegno storia contemporanea all'università. E non mi sono mai, vado dritto, non aggiungo troppe premesse, dico solo che non mi sono mai occupato direttamente di graphic novel, ma ho avuto modo di fare alcuni lavori sulla storia del fumetto e sulla presenza della storia nel fumetto, in riferimento in particolare a due questioni, ovvero la Prima Guerra Mondiale, i fumetti durante la Prima Guerra Mondiale, e poi le rappresentazioni della Grande Guerra nei fumetti dal 1914 ai giorni nostri, in Italia e Francia, e poi l'altro aspetto è quello del fare gli italiani, costruire la patria, costruire la nazione attraverso i fumetti dall'inizio del Novecento fino al 150° anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011. Questo perché lo dico, non per dire cosa ho fatto, ma lo dico perché questo approccio mi ha costretto in qualche modo a confrontarmi con la storia e la definizione del fumetto. Cos'è il fumetto? Cosa si intende per fumetto? Quando inizia la sua storia? Affinità e differenze fra i fumetti italiani e le bande dessinée francesi, comics, eccetera, insomma, le peculiarità nazionali in qualche modo, o del mondo francofono, del mondo anglofono, il piccolo invece mondo italofono, per non parlare poi del mercato asiatico, di tutto il mercato in lingua spagnola, eccetera, insomma.
E questi confronti e queste periodizzazioni, quando inizia la storia del fumetto, no? Serve la nuvoletta, il fumetto, il balloon, oppure no, Yellow Kid, oppure Topfer, o chi è il padre, e serve cercare un padre o magari una madre del fumetto. Insomma, sapete, non sto dicendo niente di speciale, che sicuramente non sapete, sono questioni, io credo, non ancora risolte in qualche modo, ma molto stimolanti. Però capite bene che io non sono sociologo, non sono linguista, eccetera, eccetera, mi occupo di storia contemporanea, e quindi sapere qual è la fonte su cui si lavora, se per forza ci deve essere il balloon o per forza deve essere stampato su stampa, impresso su stampa, l'oggetto di cui si parla, insomma, è essenziale. Magari la colonna di Traiano la togliamo da queste fonti, no? Per non creare confusione, forse. Andiamo alla questione graphic novel. Ora, io non ci conosciamo, quindi forse dico cose che sono assolutamente scontate e banali, però insomma è un primo incontro e spero sia utile comunque. In Italia il termine non è che esista da sempre, è stato evidentemente importato, un termine lingua inglese, no? E da almeno una quindicina di anni c'è una discussione vivace che riesplode periodicamente nel piccolo ma interessante mondo dei fumetti e delle fumettisti, insomma, di chi si occupa di queste cose. Ci sono, se fate una ricerca sul web, trovate alcuni interventi in modo anche abbastanza semplice. Ora io me li ero segnati qui per non andare solo a memoria, però forse è utile ricordarli, insomma. Andrea Plazzi nel 2009 sulla rivista Il Mulino, e poi interventi di Marco Pellitteri o Daniele Barbieri, Stefanelli, sono persone che voi conoscete sicuramente, o in ambito più socio, insomma, Gino Frezza, appunto, Luca Raffaelli, o case editrici come Tu Noè, proprio come casa editrice, e altri su libri, saggi, blog e siti vari, o più recentemente, ormai non è recentemente perché sono 6 anni fa, Andrea Tosti in questo tosto volumone, no? Il cui titolo e sottotitolo è già di per sé una premessa a questo dibattito graphic novel, e poi il sottotitolo Storia e teoria del romanzo a fumetti e del rapporto fra parola e immagine, no? Che, con una premessa peraltro del nostro amico Pellitteri. Ecco, ricapitolando alcune questioni, in questa discussione molti suggeriscono l'uso del termine romanzo grafico, o meglio romanzo a fumetti, piuttosto che il graphic novel o la graphic novel, no? Al femminile, perché in Italia poi si discute anche di questo. Di romanzo a fumetti, non è che ho riguardato un po' di cose, ma insomma un po' rapidamente, confesso, però mi pare, forse dico una sciocchezza, però è a metà anni 90, insomma una trentina di anni fa, che appare l'uso romanzo a fumetti in Italia su alcune, però insomma su tutto questo permane, mi sembra, nonostante queste opere anche importanti, recenti, o insomma qui c'è un po' di cose, ma ora non stiamo a perdere tempo, mi sembra che permanga una certa confusione. Di fatto però al tempo stesso il mondo va per conto suo, senza i nostri saggi, articoli o tavole rotonde, anche per fortuna, va comunque per conto suo. E in tanti ambienti il termine è usato, è presente ormai da, credo, il 2007, sì, in dizionari della lingua italiana. Avete sicuramente visto l'intervento dell'Accademia della Crusca sulla questione ormai di qualche anno fa, dove in particolare l'Accademia della Crusca si sa cos'è, no? Immagino, si suggeriva un uso al maschile, ma si prendeva atto del suo uso al femminile. Sul dizionario della Treccani c'è una definizione di questo, che per certi versi si sovrappone a quella bella cosa che ci ha presentato prima
Luca Somigli, su cui dopo se magari dico qualcosina, insomma, quello schema che è utile, no? Perché più che quantomeno ci offre dei riferimenti su cui discutere. E per certi aspetti la definizione del dizionario Treccani si sovrappone, ma per altri versi no, perché nel dizionario Treccani, ora non ve la leggo perché dovevo parlare 5 minuti e chissà invece quanto tempo parlerò ancora, però vi prometto di essere veloce, se volete ve la leggo dopo. Su una questione c'era una differenza, che nella Treccani si fa riferimento anche ai contenuti della storia, no? Cosa che somigli, secondo me intelligentemente, insomma mi pare, se ho visto bene, insomma, non so. Se si fa una ricerca su Wikipedia, si dice in Italia, Wikipedia, in edizione italiana, e si cerca questo termine, siamo reindirizzati sulla pagina invece appunto romanzo a fumetti. E che diavolo è allora questa cosa? Deve essere una cosa lunga, autoconclusiva? Se sì, compra il Corriere della Sera, uno dei più importanti quotidiani italiani, periodicamente, in un certo periodo, insomma in certi giorni, ci sono 2 pagine a fumetti che si chiamano graphic novel. Se si va in una bella libreria di Firenze, città dove abito, una libreria molto carina, La Moda, bravissimi, dove vendono dei fumetti meravigliosi, io quando sono andato lì ho chiesto: ce l'avete fumetti? No, noi abbiamo solo graphic novel, non abbiamo fumetti, quelli li trovate dai plebei. E dico: come? Allora vediamo ste graphic novel, e c'era Ugo Pratt. Dico: ma scusa, io Corto Maltese usciva a periodici, e la buona anima di Ugo Pratt non ha mai sentito, forse l'ha sentito questo termine, ma erano fumetti, come Pazienza, come quelle cose che avete lì, o addirittura storie nel reparto graphic novel di questa bella libreria, storie estrapolate dai periodici della Sergio Bonelli Editore, di Landog o Dampir, che conosciamo, se no insomma vi mostro qualche copia, no, i relatori le conoscono ovviamente, ma parlo per il pubblico, fumetto povero, popolare, su carta povera, che dal 1948 nell'Italia del dopoguerra usciva con strisce che costavano niente e deperibili, Tex e via discorrendo. Poi prendi quelle storie, le fai a colori in un bel volume cartonato, e la libreria, che a me piace tanto ma che mi fa innervosire, dice: non è fumetto, è graphic novel. Allora è una questione di colore, che cambia, cos'è che cambia? Collane a fumetti, sono fumetti secondo me chiamate collane graphic novel. Poi ascoltiamo uno dei migliori fumettisti italiani viventi, il pisano, cioè non è di Pisa ma insomma GP, e lui fa una battaglia da Don Chisciotte contro l'uso del termine graphic novel. Era a una trasmissione della RAI, che è la televisione pubblica italiana, non troppo tempo fa, dove quasi ha litigato con la giornalista che lo intervistava, che gli chiedeva: lei fa graphic novel? Lui si è arrabbiato dicendo: no, io faccio fumetti, no? Così. E, per dire. Allora, perché questo? Io credo che si intreccino più questioni. Da un lato c'è, nel caso italiano, secondo me, da un lato c'è un problema di tipo linguistico, in un dibattito che non è solo italiano, pensiamo al caso francese, nel rapporto con la lingua inglese. Sono passati 100 anni dalla marcia su Roma e siamo distanti da quando il regime fascista in Italia metteva al bando le parole inglesi. Niente basket ma pallacanestro, eccetera, insomma, niente volley ma pallavolo e via discorrendo. La questione ora è completamente diversa in Italia, ma esiste effettivamente un problema di provincialismo culturale in Italia e di adozione acritica di termini stranieri, in particolare anglofoni, per sostituirli a parole italiane, tipo Open Day per la giornata di porte aperte che facciamo all'università, Family Day per le organizzazioni che lottano contro certe cose, e invece di chiamarla la giornata, eccetera, eccetera, o Election Day, che per la scadenza elettorale,
la parola usata da sempre, e ora magari qualcuno, e queste cose sono state molto studiate non da me, ma da chi si occupa di questo. Quindi c'è una questione, un problema, una questione, insomma, di questo genere. Dall'altro, la seconda questione che presiede a questo dibattito, secondo me, rinvia alla definizione stessa di cos'è un fumetto, su cui ora non aggiungo questioni, ma insomma rinvia anche a questo. Salto delle cose che mi ero segnato. Probabilmente c'è una terza questione che riguarda appunto il formato narrativo, non il formato narrativo, dicevo, ma il formato editoriale. E soprattutto io credo ci sia una questione che riguarda il mercato, la questione di marketing. Cioè, di fatto, probabilmente la mia impressione è che l'uso di questo termine in Italia abbia comunque di fatto favorito, contribuito ad aprire nuovi settori di mercato editoriale, che secondo me è una bella cosa, è una cosa molto positiva, io credo, per chi io non lavoro quei fumetti, però per un mercato del fumetto, si parla sempre di crisi del fumetto, eccetera, insomma, io credo che questo sia una cosa positiva in rapporto anche, e qui mi riallaccio a una questione, accennava Luca Somigli prima, alla crisi verticale delle edicole in Europa. Questa è una questione storica, epocale, le edicole come sono esistite per decenni stanno scomparendo. Al tempo stesso, però, io credo che l'uso di questo termine abbia contribuito all'abbassamento del fumetto, non graphic novel, del fumetto come cosa residuale, cosa per semi-analfabeti, valorizzando quella vecchia, antica, ormai quel secolare pregiudizio verso i fumetti che fin da quando Topfer mandava le sue opere a Goethe, e Goethe gli diceva belle, fanne qualcosa di... Insomma, lasciamo perdere Topfer. Insomma, è una questione di lunga data questa, come almeno in Italia, ma mi sembra non solo. Infine, l'ultima questione, e su questo chiudo perché ho parlato una enormità e vi chiedo scusa, la questione per il dibattito è molto interessante perché rinvia a un ultimo aspetto che è quello delle peculiarità nazionali di queste vicende che sono tanto intrecciate fra loro. Basti vedere i disegni, le tavole del Corriere dei Piccoli dei primi anni 10, del personaggio Schizzo e il loro rapporto con certe tavole, ad esempio Little Nemo, no? Per dirne una, fin dall'inizio c'è un intreccio, uno scambio da questo punto di vista, insomma. Quindi ho detto solo delle cose probabilmente che sono note, però visto che ho parlato per primo forse possono essere utili. Grazie per la pazienza. Grazie mille. A questo punto lascerei il nostro palco virtuale a Daniele Combariati. Ecco, sì, salve, mi sentite? Sì, prego. Ok, bene, ci tenevo a ringraziarvi veramente per l'invito, è stato molto gentile da parte vostra, così mi dà anche la possibilità di riflettere su alcuni argomenti che sto portando avanti da alcuni anni, in particolare il rapporto fra fumetto e fantascienza, ma anche un discorso più generale sul fumetto italiano come opera transnazionale. Una parte di questo lavoro dovrebbe confluire in un numero speciale del Journal of Graphic Novels and Comics, un lavoro che stiamo portando avanti da un paio d'anni ormai insieme alla collega Barbara Spadaro. E giustamente questo numero speciale si dovrebbe chiamare Transnational Italian Comics, poi ovviamente se siete interessati vi terrò informati. Perché vi dico questo? Perché essendomi occupato di fantascienza e fumetto, anche se all'inizio in maniera sovrapposta, mi sono reso conto che entrambi, il genere e il linguaggio, hanno vissuto un rapporto simile rispetto al cosiddetto centro culturale o letterario dell'Italia.
Perché? Perché ovviamente hanno subito un processo entrambi di marginalizzazione e ultimamente, forse la fantascienza più di recente rispetto al fumetto, come diceva il collega prima di me, chiaramente, un processo di recupero, anche se un recupero, lo abbiamo visto, è non sempre semplice da comprendere, a volte ambiguo, a volte contraddittorio. Diciamo che le ragioni possono essere molteplici, anche diverse a seconda del periodo storico e del singolo percorso autoriale o editoriale. Qui posso provare, secondo me, a modo di introduzione, a elencare le ragioni più evidenti e poi proporre due o tre percorsi transnazionali di fumetti di fantascienza che possono aiutarci, spero, a rendere queste ragioni più evidenti, più semplici da comprendere. Iniziamo a pensare che questo rapporto con il canone, questo rapporto con la marginalità di questo canone, è un rapporto che vede, secondo me, un dato interessante, ovvero non è un caso, secondo me, che sia stato Umberto Eco, per la fantascienza in un articolo degli anni 60 e per il fumetto un decennio più tardi, uno dei primi intellettuali ufficiali a parlarne in modo, diciamo, serio. Al di là del pensiero di Eco, che oggi può sembrare datato, soprattutto per la fantascienza italiana, che lui considerava interessante solo a livello di contenuto, ma non a livello di stile e di trame, perché la considerava una semplice operazione derivativa da modelli anglosassoni, che poi non è neanche del tutto vero, rimane comunque la sua capacità effettivamente di individuare in due tipologie di produzioni popolari campi che potevano rivelarsi fecondi per rappresentare l'Italia e le sue contraddizioni. Pensiamo anche, no, a quanto diceva Rosy Braidotti sulla possibilità dei generi popolari o dei linguaggi popolari, a volte proprio perché lontani dal centro, a sviluppare tematiche che il centro affronta con più difficoltà, con più reticenze. Un'altra ragione potrebbe essere anche ritrovata nelle simili modalità di produzione e circolazione delle opere. Ora i primi due colleghi hanno parlato giustamente delle edicole e anche della crisi attuale delle edicole, che ha ovviamente una conseguenza immediata sulla produzione e sulla circolazione del fumetto. Pensiamo anche negli anni 70 e 80 al momento di riviste indipendenti, fanzine, e al fatto che molte riviste importanti di fumetto come il Male e Frigidaire erano anche riviste di fantascienza, avevano come modello anche delle riviste di fantascienza soprattutto francesi. Ecco, io ho sempre delle difficoltà francamente a parlare di modelli e a vedere la storia della letteratura e in generale la storia della cultura e delle produzioni culturali come una storia semplicemente di un modello che si impone su un altro e che viene a sua volta ritrascritto. Mi piace di più parlare di influenze, di rapporti, di relazioni, e non mi piace mettere queste produzioni su una scala gerarchica. Però effettivamente potrebbe essere interessante capire per il fumetto italiano quali sono stati, dal punto di vista veramente genealogico, alcuni modelli, perché sì, c'è il fumetto francese, c'è il fumetto americano, tra virgolette, commerciale, però non ci dimentichiamo anche che altri modelli sono stati dei testi americani che già nel loro campo, quindi negli Stati Uniti, erano problematici e contraddittori. Penso a Watchmen, penso ad alcune riviste, ad alcuni autori nordamericani underground degli anni Ottanta. Passo agli esempi, anche per non tediarvi troppo con tutto questo discorso introduttivo. Penso al primo, vivendo in Francia, ovviamente mi è capitato più volte di occuparmi di Rank Xerox. Sappiamo che Rank Xerox è un'opera transnazionale, tra l'altro anche un'opera che prende un arco di tempo piuttosto ampio, no? Il primo numero del 1978, l'ultimo del 1996, si ricollega anche, secondo me, al discorso che è stato appena fatto sulla differenza fra fumetto e graphic novel. Oggi viene presentata come graphic novel Rank Xerox, ma esce in fascicoli, quindi questo è interessante. Interessante anche che la prima versione di Rank Xerox come romanzo grafico è una versione francese, pubblicata da Albin Michel, un editore tra l'altro non di fumetti, quindi super legittimato, nel 1993, il titolo è Rank Xerox La Totale, in cui si cerca un filo conduttore alle avventure del protagonista, filo conduttore che non sempre è facilissimo trovare. Interessante anche che Albin Michel però non fa semplicemente un'antologia di tutte le opere di Rank Xerox che erano uscite fino a quel momento, ma opera una selezione. Per esempio, i primi testi, quelli più politicizzati in bianco e nero, vengono tolti dalla versione di Albin Michel, quindi dando un'idea precisa di quello che è l'idea di Rank Xerox in terra francese. Addirittura nel 1995 ci si rende conto che manca una fine per Rank Xerox, allora Alain Chabat sceneggia un'ultima
avventura. E nell'ultima avventura Ranxeros, che cos'è? È diventato una sorta di guru religioso che è l'autore di una serie di attentati che scuotono Parigi. Non ci dimentichiamo che nell'estate del 95 c'erano stati degli attentati con il gas nervino fatti da un guru religioso nella capitale francese. Ora ci ricordiamo tristemente gli ultimi attentati del 2015, però in realtà la storia degli attentati a Parigi è molto molto più antica e storicizzata. Quindi ci rendiamo conto come il fumetto diventa già transnazionale, perché Ranxero ci parla del 78, degli sudelinquenti, quindi sappiamo che l'86... di Ranxerox è un 1968 orwellianamente rovesciato. Ci racconta quindi anche della violenza del 77, dell'eroina nelle grandi città di fine anni 70, inizio anni 80, ma ci racconta anche di quello che succedeva a Parigi negli anni 90. Tra l'altro interessante vedere anche come Ranxerox si pone nel contesto nordamericano. Ranxeros viene tradotto in parte sulla rivista Heavy Metal, tra l'altro Gibson aveva letto due episodi di Ranxeros e ne prende spunto per Neuromancer del 1985, quindi questo è interessante, il rapporto di Ranxeros col cyberpunk, perché diventa anche un modello per il cyberpunk, uno dei tanti, non l'unico chiaramente. Pensiamo anche a Frank Zappa, che vuole un disegno di Ranxeros per la copertina del suo album del 1983, The Man from Utopia. Ma è interessante anche vedere altre sfore di Ranxeros. Ranxeros viene tradotto in spagnolo per la rivista indipendente Il Vipora, una rivista che esce a Barcellona ma in castigliano, non in catalano, dal 1979. Una rivista che appunto si rifà ai modelli di Fluid Glacial francese e viene preso come riferimento per la serie grafica Anarcoma, una serie grafica che appunto nasce nel 1980 in terra barcellonese, che racconta un po' la situazione del Raval, il cui protagonista è un robot che è sfuggito al proprio creatore, un robot ipersessualizzato, proprio come accadeva a Ranxeros. L'autore di Anarcoma è Nazario, e è interessante quindi vedere come si è posto in Spagna anche come modello. L'altro esempio che volevo fare, più breve, è l'esempio di Nathan Never, e soprattutto l'esempio delle sue traduzioni in Francia. Nathan Never, per quanto riguarda la fantascienza a fumetti, rappresenta un'eccezione, comunque un tournant nella produzione italiana. Perché? Perché prima di Nathan Never la fantascienza a fumetti era grosso modo di due tipi: o produzioni indipendenti alla Ranxerox, o produzioni, per esempio, erotico-fantascientifiche alla Druna, su cui ritornerò poi alla fine del mio intervento, che non è molto lontana. Invece i tre autori, Medda Serravigna, i cosiddetti sardi di Bonelli, che già lavoravano presso Bonelli come sceneggiatori di Landog, propongono all'editore un fumetto di fantascienza però seriale, con tutta una serie di riferimenti alla fantascienza classica o più recente. Lo sappiamo, Nathan Never è ispirato a Dirk Dekker, no? Quindi il protagonista di Blade Runner. Poi ogni episodio, un po' sulla falsariga di quello che accadeva con Dylan Dog, ha un riferimento più o meno alto al cinema o alla letteratura fantascientifica. Interessante anche Nathan Never, perché è uno dei primi fumetti di Bonelli, quindi dei primi fumetti a grande pubblico commerciale, a mettere in scena, siamo all'inizio degli anni 90, dei personaggi stranieri. Pensiamo al personaggio di Aisha, è un personaggio di origine araba che entra come coprotagonista per alcuni episodi e poi chiaramente viene abbandonato. Ok, questi personaggi stranieri sono ancora oggi, possiamo definirli come problematici, ambigui, a volte scontati, però rimane il fatto che l'esperienza bonelliana segna un punto di svolta per le narrazioni fumettistiche di fantascienza. Punto di svolta reso, secondo me, ancora più palese dal fatto che un personaggio di Nathan Never, Lex Weaver, diventa uno spin-off e diventa la prima protagonista femminile di un fumetto di fantascienza commerciale. E è interessante da questo punto di vista vedere la circolazione internazionale di Nathan Never. Perché? Perché Nathan Never viene pubblicato per la prima volta in inglese nel 1999. È la Dark Horse, la casa editrice americana, che lo traduce. La Dark Horse è specializzata nel proporre al pubblico americano, nordamericano, dei prodotti europei. Però di solito la Dark Horse ha una convenzione, cioè si traducono per il mercato statunitense solo opere che hanno superato il 500.000 di vendite nel loro paese di origine. Quindi diciamo, tra virgolette, si va sul sicuro. Non è un caso che di Bonelli avevano tradotto fino a quel momento
Tex Willer, ovviamente, e Dylan Dog, che era il grande fumetto di quell'epoca. Con Nathan Never fanno un'eccezione, questo è importante, ma fanno anche un'altra operazione, secondo me, interessante. Cioè loro scelgono i numeri che vogliono tradurre e li rinumerano. Quindi la sequenzialità di Nathan Never italiana è completamente riscritta e ristrutturata, danno tra virgolette una sorta di unità a un fumetto che in realtà non l'aveva, per esempio ne aveva molto meno di Dylan Dog. Ma è interessante comunque, ecco, che questo testo poi sia circolato per 2 anni, perché insomma che non è pochissimo, in inglese. Ecco, io voglio concludere questa introduzione con una piccola informazione. Noi abbiamo parlato tanto con altri colleghi che si occupano di fumetto e soprattutto che si occupano di fumetto transnazionale nel 2021 dell'opera di Sébastien Vivès, no? Il fumettista francese che ha riscritto Corto Maltese di Vrat, no? Ha riscritto una nuova avventura di Corto Maltese. È anche un po' un cerchio che si chiude, no? Perché Pratt, lo sappiamo, va in Argentina, torna in Italia, è deluso dal ritorno in Italia, viene legittimato come autore non in Italia ma in Francia, e anzi neanche proprio in realtà come fumettista, a proposito di romanzo grafico, viene legittimato quando gli chiedono di illustrare i grandi romanzi della tradizione francese. Quindi in un certo senso quello di Sébastien Vivès potrebbe anche essere visto come un cerchio che si chiude. Ecco, però c'è un'altra cosa che è successa nel 2021, ovvero che l'editore Glénat di Grenoble, che insomma è un grande editore di fumetti, adesso potrebbe essere il corrispettivo di Einaudi per la letteratura in Italia, insomma, per fare un parallelismo molto semplice, ha ripubblicato dal 2016 tutte le avventure di Druna di Serpieri. Druna, questo fumetto appunto erotico fantascientifico. E che succede nel 2022? Nel 2022 esce un prequel inedito di Druna, con l'idea poi di ampliare la narrazione del fumetto, scritto da un fumettista italiano, Alessio Schreiner, che però vive in Francia, lo ha scritto direttamente in francese, quindi vedete quanto è diventato trasnazionale Druna, e presentato appunto come novità e riscrittura. Questo è interessante perché è un altro, secondo me, punto di contatto fra la fantascienza italiana e il fumetto italiano, che molto spesso, da una situazione marginale in patria, quando l'opera circola, o quando il genere, nel caso della fantascienza, circola, acquisisce all'estero un posizionamento diverso. Io sono rimasto molto stupito, per esempio, nel vedere in Francia quanto la fantascienza italiana anni 60, non dico quella di Calvino e Buzzati, che è famosa, ma quella di autori molto meno famosi, pubblicati magari per editori minori, come La Tribuna di Piacenza, beh, poi in Francia venga pubblicata da Actes Sud o da Seuil, quindi da grandi editori in grandi collane accanto a Jules Verne o ad altri classici della fantascienza. Ecco, secondo me Druna di Serpieri è un discorso interessante perché, considerato in Italia un'opera minore, molto popolare, anche molto contraddittorio, mi rendo conto, per il tipo di genere che affronta, entra in terra francese, viene ritradotto e ripubblicato da Glénat, quindi dal centro del mercato fumettistico francese, addirittura viene riscritto in francese da un autore italiano che oggi è stanziato in Francia come molti fumettisti italiani contemporanei. Ecco, qui mi fermo perché non voglio tediarvi oltre, poi aspetto casomai le domande o la discussione finale, quindi grazie molte. Grazie mille. Adesso abbiamo, se ricordo bene l'ordine, Lorenzo Di Paola. Quindi, prego, Lorenzo. Grazie Alessio. Innanzitutto voglio ringraziare te, Emanuela, veramente per il graditissimo invito. Poi, come membro di SNIF, questo gruppo di ricerca internazionale sul fumetto italiano, sono davvero contento appunto di vedere la nascita di questo gruppo di ricerca sul fumetto canadese. Veramente mi auguro che possano nascere belle collaborazioni, e questa giornata mi mostra che la strada è già spianata. Parlando di graphic novel, allora, è sicuramente un argomento difficile perché, già come ha fatto notare Roberto Bianchi, non c'è concordanza nemmeno sulla definizione di fumetto nei comic studies e nemmeno su una genealogia storica di fumetto. C'è chi lo fa nascere nelle pitture rupestri, chi lo fa nascere con gli Yellow Kid, chi con Toffer. Quindi sicuramente parlare di graphic novel ha un suo livello di complessità. Io proverò a parlarvi di graphic novel da un'ottica più che altro mediologica, che è un'ottica che è stata applicata al fumetto per la prima volta
per le prime volte, diciamo, in Italia almeno, con il professor Frezza, già nel 1978 con il suo libro L'immagine innocente, dove inquadra il fumetto nel sistema dei media e lo confronta più che altro con il cinema. Il graphic novel è sicuramente frutto di un lunghissimo processo transnazionale che coinvolge diverse pratiche creative, produttive e anche di consumo, ed è stato, a mio parere, preceduto dalla classica vocazione romanzesca del fumetto avventuroso e fantastico, che già dal dopoguerra ha cercato una certa indipendenza e anche un nuovo tipo di qualità editoriale. E infatti, secondo me, non ci sono dubbi, no? Che già questo fumetto romanzesco attecchisce nelle pratiche della serialità. Quindi sia sulle tavole dei fumetti pubblicati sui quotidiani, sia su quelli dei comic book. Infatti, se guardiamo un pochettino al passato e guardiamo alle avventure disegnate da Canif, per esempio Terry e Pirati, che già risale al 1934, oppure ai magnifici fumetti di Chester Gould, quindi sto parlando di Dick Tracy del 1931, ma anche a tantissime saghe supereroistiche, sia della DC che della Marvel, vediamo che già c'è un certo segno d'autore, per non parlare di quello che succede in Europa. Molti fumetti italiani, francesi, belgi già hanno questo segno d'autore, e vediamo già per esempio il Tintin di Hergé del 1929, che ha un forte segno autoriale, per non parlare di quello che succede anche in Italia con l'Asso di Picche nell'immediato dopoguerra, più o meno nel 1945, dove ci sono personaggi come Ugo Pratt, Battaglia, Ongaro, andando avanti alle saghe del fumetto nero italiano, quindi Diabolic, Criminal, per arrivare poi a Valentina, a Corto Maltese, che in qualche modo comunque preludono e legittimano l'esplosione di quelle che poi saranno le riviste d'autore, che sono anche un'altra fase importantissima per la definizione di quello che sarà il graphic novel, perché in questo periodo, a partire dal Varo di Linus nel 1965, inizia davvero il recupero e la valorizzazione di quelle professionalità che almeno in Italia formano un vero e proprio magistero dei fumettisti italiani, e sono tutti autori che riescono a trovare in queste riviste, Linus e tutti gli epigoni, quindi Eureka, Sergeant Kick, Mago, Cannibale, Frigider, andando avanti, trovano una libertà espressiva e uno spazio sperimentale che prima era inimmaginabile. Quindi il fumetto rivendica in questo modo in Italia, ma guardando in un'ottica transnazionale, guardiamo che succede in Francia, per esempio con Metal Hurlant, oppure negli Stati Uniti negli anni 60 con il fumetto underground, o in Sud America con il fumetto di Breccia, di Oesterhead, Solano Lopez. Insomma, in quest'ottica transnazionale, intorno agli anni 60, vediamo che il fumetto comincia a rivendicare un'autonomia espressiva che possa dialogare alla pari anche con la letteratura e altre forme d'arte, sempre guardando in Italia. Cioè, vediamo Dino Battaglia, che è in grado veramente di ridisegnare in maniera magistrale le storie di Poe, Lovecraft, di Maupassant, per non parlare delle splendide architetture create da Sergio Toppi, oppure, appunto, abbiamo già parlato di Ugo Pratt, che veramente riesce a gareggiare con la letteratura di Conrad, no? E quindi questa stagione, in qualche modo, avvia un doppio processo di rivalutazione artistica, perché mentre gli autori di fumetto possono sperimentare, possono confrontarsi con la letteratura e altre forme artistiche, c'è da dire che in queste riviste gli intellettuali cominciano a intessere un fine discorso critico attorno al fumetto, per la prima volta abbastanza scevro di pregiudizi, non completamente, ma abbastanza scevro di pregiudizi. E quindi il fumetto riesce veramente a mostrare le sue innumerevoli capacità narrative ed anche sperimentali. Quindi l'approdo al graphic novel, a mio parere, è la selezione di vari momenti della storia del fumetto, in cui c'è una fortissima dialettica tra il lato popolare, no, del fumetto seriale, e anche il lato sperimentale sempre del fumetto seriale. Quindi il fumetto seriale in tutto questo ha un ruolo importantissimo. È logico che Eisner ha un ruolo decisivo in questo processo, perché in qualche modo istituzionalizza una formula che già da tempo era nell'aria e spiana la strada, no, a questo formato con il suo carisma, perché Eisner comunque ha un ruolo importantissimo nella storia del fumetto.
E a questo punto credo che sia importante un pochettino, almeno nella mia ottica, rifarsi al principio di rimediazione elaborato da Bolter e Grusin e applicarlo al fumetto. Il fumetto, nel suo confronto con gli altri media, rielabora, diciamo, anche la storia dei media precedenti e dei media contemporanei. Se guardiamo i comics delle origini, la creazione della spettatorialità in qualche modo si basava su tecnologie di rappresentazione antiche e contemporanee, tra cui sicuramente l'illustrazione, le stampe dei pinal, ma anche forme di spettacolo che vanno al di fuori dell'illustrazione, come il vaudeville, la lanterna magica e poi anche il cinema. Poi il fumetto si standardizza, e in questo suo processo di standardizzazione è importantissimo il ruolo della carta stampata, dei newspaper statunitensi. E infatti molte delle forme, dei protocolli di lettura del fumetto di questo periodo derivano dalla carta stampata, dallo spazio che ospita il fumetto. Poi, negli anni 30, il fumetto non tarda a rimediare anche forme narrative popolari come feuilleton e integra pratiche e strumenti che derivano anche dal cinema sonoro. In questo periodo si afferma la figura dello sceneggiatore sia nel cinema che nel fumetto, e quindi comincia a esserci anche una tendenza a collegare i vari episodi che prima erano collegati singolarmente. Caduta la cuffietta, scusate. Quindi cominciano a essere collegati i vari episodi quotidiani e settimanali, e questa cosa porta lentamente alla creazione di vere e proprie saghe narrative e a moltiplicarsi anche dei generi narrativi. Pensiamo a Tarzan, che viene universalmente considerato, no, la prima saga a fumetti nel 1929, oppure a Buck Rogers, sempre del 1929, con cui, diciamo, nasce il fumetto di fantascienza. E quindi assistiamo a questa esplosione di personaggi e di eroi che sono in grado veramente di rivoluzionare il sistema mitologico narrativo occidentale. Negli anni 60 poi cosa succede? La volontà di rivendicare una dignità artistica e letteraria che era stata sempre negata al fumetto dalle varie crociate censorie che negli Stati Uniti avevano portato al Comics Code Authority, ma non scordiamoci che ci sono state delle crociate censorie anche in Italia, molto bipartisan, dove DC e Partito Comunista si sono trovati d'accordo, no, nella volontà di censurare il fumetto, poi leggi che non sono mai passate, ma che comunque hanno provocato un bel sisma anche nel fumetto italiano. Quindi il fumetto comincia ad ampliare lo spettro delle rimediazioni, a inglobare queste istanze letterarie e artistiche, e proprio il rapporto, la dialettica tra questo lato popolare e il lato sperimentale porta a un nuovo tipo di autorialità, ancora più forte nel fumetto, e all'approdo verso una dimensione libresca. E quindi arriviamo al formato del graphic novel, che secondo me la vera differenza col fumetto seriale non sta tanto appunto nella pubblicazione a puntate, perché se pensiamo, no, Mouse, che è universalmente riconosciuto come il capolavoro, no, del graphic novel, perché ha vinto anche un Pulitzer, Mouse era pubblicato su Raw a puntate nel 1980, più o meno fino al 1991, se non mi sbaglio. Watchmen è stato pubblicato a puntate, il capostipite del romanzo grafico italiano, come ha fatto notare anche il professor Bianchi, quindi Ugo Pratt, aveva pubblicato a puntate La ballata del mare salato, e così ci sono tantissimi esempi. Quello che cambia, a mio parere, è l'orizzonte d'attesa del pubblico, il rapporto col pubblico, che è molto più individuale rispetto al fumetto seriale, perché il pubblico può scegliere, può affezionarsi a un determinato autore e a un determinato modo di scrivere le storie, e c'è soprattutto una questione culturale e merceologica dietro, perché sì, i fumettisti hanno sempre avuto questo bisogno di rivendicare dignità artistica e culturale, ma sicuramente, come è stato fatto già notare dai relatori che mi hanno preceduto, la crisi delle edicole, quindi del mercato fumettistico, ha portato, diciamo, a questa questione più che altro merceologica, perché capita spessissimo di incorrere in aneddoti come quelli raccontati dal professor Bianchi. Io ho trovato a Portalba, per esempio, le vignette di Vauro messe in un unico volume con sopra la scritta il graphic novel di Vauro. È evidente che quello non è un graphic novel, quindi è anche una questione a volte un poco di lana caprina. È logico che
il mercato cerca di sfruttare questa etichetta ai propri fini, ed è anche logico che esistano delle differenze fra graphic novel e fumetto seriale. Non sono delle differenze qualitative, a mio parere, perché non è detto che il graphic novel si rivolga per forza a un pubblico più maturo, perché anche le storie seriali, appunto, per esempio quelle di Serpieri, che sono state da poco citate, evidentemente sono rivolte a un pubblico molto maturo, le storie di Metal Hurlant anche, e stiamo parlando sempre di fumetto seriale. Però ci sono delle differenze di produzione, di consumo molto evidenti, cambia anche molto lo scenario del pubblico, perché evidentemente forse col graphic novel si attivano meno frequentemente quelle pratiche di fandom che abbiamo visto col fumetto seriale e a cui siamo abituati a vedere anche con il fumetto supereroistico. Ci sono delle grosse differenze, ma magari ne parliamo più tardi nel dibattito. Grazie. Grazie a te, Lorenzo. Dunque, concludiamo last but not least con Carlotta Vacchelli. Prego, Carlotta. Ciao a tutti, grazie mille davvero per l'invito. Sto veramente imparando un sacco e quindi ringrazio tutti i relatori che hanno parlato fino ad adesso per queste prospettive estremamente ricche di spunti, anche foriere di tante riflessioni. Io vi posso dare la prospettiva sul graphic novel, diciamo un po' meno rispetto alla sua storia, posso darvi un pochino meno una prospettiva storico-critica, non perché la questione non mi interessi, anzi mi interessa molto, e mi sono anche trovata più volte, come tutti noi che studiamo fumetti, no? A confrontarmi con questa categoria, con questo termine quantomeno, ma perché appunto sono abbastanza come dire, convinta, occupandomi principalmente di cose italiane, che il graphic novel importi per il fumetto italiano, soprattutto a partire dagli anni 2010 e quindi soprattutto sul contemporaneo, perché di fatto in Italia, ok che è stato verso la fine degli anni 2000 che i dizionari hanno iniziato a registrare questo termine come un termine diciamo che faceva parte, ecco, del vocabolario italiano, ma è stato soprattutto a partire dagli anni 2010 che in generale, con la riscoperta dello studio del fumetto, con la promozione dello studio del fumetto in università e come dire, organi affini, insomma, centri di ricerca, insomma, affini, che appunto in Italia si è iniziato a parlare consistentemente di graphic novel. E questo anche perché, non che in Italia non esistessero graphic novel prima degli anni 2010, tutt'altro, anzi, io adesso, per esempio, prima si è parlato di Rank Xerox, no? La prima edizione in volume di Rank Xerox è stata nell'81 come supplemento al numero 12 di Frigidaire. Non c'era scritto su graphic novel, ma di fatto corrisponde all'idea che, per quanto confusa e per quanto appunto indefinita, insomma, possiamo avere noi di graphic novel, perché raccoglieva tutte le puntate di Rank Xerox fino ad allora uscite in un volume unico che appunto veniva dato come allegato alla rivista. E ancora indietro possiamo arrivare, adesso c'è uno degli studi più recenti che ho letto, che ho letto più recentemente, che parlava di graphic novel, tirava in ballo il graphic novel in merito a Gastone Novelli, che è estremamente convincente, ecco, e ne parlava come anticipatore di quello che poi è arrivato anche negli anni 60 come fumetto d'autore. In particolare il riferimento, no, era anche al poema fumetti di Dino Buzzati, che anche questa è stata una delle di quelle opere inizialmente definite, cioè che si sono state poi definite come graphic novel. Ancora penso che una delle altre prospettive, insomma, che ho sentito su questo termine, che addirittura il graphic novel predati la diffusione del fumetto, ma sia molto vicina, insomma, al periodo in cui il fumetto diventa sempre più esteso e diffuso come pratica di lettura, come
anche pratica di circolazione, no? Penso alle woodcut novels dei primi del Novecento, eccetera. Quindi, insomma, tutto questo per dire che a quello che io vedo, e lo vedo sia sul piano della critica, insomma, che anche proprio sul piano della diffusione, dell'interesse da parte del pubblico, il graphic novel è una categoria estremamente instabile, elastica e indefinita. Diciamo che si tira un po' in ballo il graphic novel quando ci troviamo di fronte a un'opera fumetti che non sappiamo bene come chiamare, come definire, di cui ci accorgiamo bene dell'importanza di questa opera, ci accorgiamo che non rientra nell'idea, diciamo, canonica di fumetto che a livello, come dire, di senso comune possiamo avere, e allora la chiamiamo graphic novel. Forse c'è un po' di, sentite un po' di rimbombo, si sente abbastanza bene, perché a volte sento parlare a voce alta, così? No, c'è un po' di disturbo, ma si sente benissimo. Ok, va bene, allora procedo. Comunque, appunto, sta di fatto che il termine graphic novel esiste, è estremamente attestato, sia appunto a livello di interesse di pubblico che a livello critico, no? Cioè, a metà degli anni 2010 c'è stato proprio un florilegio di studi sul graphic novel, e sono tutti studi molto importanti da cui possiamo trarre un sacco di ottimo materiale di ricerca, e possiamo continuare a farci delle domande sulla definizione del fumetto, ecco. Quindi io francamente penso ben venga il termine graphic novel se serve a far interessare gli studiosi al fumetto, però chiaramente bisogna sempre cercare di avere una prospettiva che abbracci tanti tipi di fumetto diverso. In realtà io credo che ci sia un aspetto estremamente positivo in questa confusione che noi abbiamo intorno al termine graphic novel, perché appunto il fatto che il graphic novel sia, come si diceva prima, come emerso anche dalle presentazioni, molto più articolate, molto più strutturate di quella che vi sto dando io adesso, appunto come categoria elastica, indefinita, instabile, che non ha regole indefinite ed è decisamente, non è quasi soggetta a delle regole, anzi è molto imprecisa, o comunque le regole non, di questo genere, slash serie di pratiche, slash tutta una serie di altre cose che poi cercherò di dire velocemente. Appunto il fatto che trovare una regola per definire il graphic novel non ci sia, secondo me è estremamente ideale, ecco, per un genere espressivo per affermarsi, perché laddove c'è imprecisione, laddove c'è confusione, ci può essere sempre molta sperimentazione. E infatti l'offerta del graphic novel oggi in Italia, che è appunto l'oggetto di quello che io cercherò di dirvi in questi minuti, insomma, è estremamente diversificata. Ci sono tante case editrici diverse che pubblicano, promuovono estetiche diverse. Un'idea del graphic novel, come dire, omologata, omologante, non emerge, ecco, se guardiamo a quello che pubblicano case editrici come Coconino, come Bau Publishing, come Eris, come Oblomov, e via dicendo. Ecco, questo solo per dirvene qualcuna di quelle più affermate di adesso, che peraltro ho potuto vedere molto ben rappresentate qua al padiglione 2 del Napoli Comic Con, dove mi trovo in questo momento, che tra l'altro raccoglie, cioè che le ha messe nel contesto delle case editrici di fumetto, cioè sulla mappa del Comic Con voi vedete fumetto, padiglione 2. Potete vedere tutto quello che rappresenta il fumetto, dal seriale all'autoproduzione, all'underground, alle riviste, anche alle case editrici di graphic novel. Per esempio la Oblomov è insieme alla rivista Linus come, non voglio dire padiglione perché è nel padiglione, ma come stand, ecco, lo stand della Oblomov. Quindi il posto dove tu trovi tutti gli autori della Oblomov che il direttore ha deciso di portare è insieme alla rivista Linus, ecco. E questo sicuramente non solo perché corrispondono il direttore di Linus e il direttore di Oblomov, ma perché appunto si tratta di un contesto che mette insieme tanti tipi di fumetto diverso.
Quindi, tornando appunto alla mia idea, insomma, che non è neanche proprio un'idea, ma è quasi appunto una cosa di senso comune che vi presento un po' oggi, questo aspetto di indefinitezza, di difficoltà della caratterizzazione precisa di questo genere, secondo me appunto è la prospettiva ideale, perché ci permette appunto il fatto che non lo possiamo definire con certezza, eppure ci rendiamo conto che è un fenomeno emergente, ci fa capire che è un fenomeno che travalica categorie, target, può prendere dal mondo del mainstream, sia come immaginario che come pratiche di distribuzione e di circolazione, perché lo trovi sia in fumetteria che in libreria, però appunto è venduto in libreria, quindi è uno spazio che è tradizionalmente, diciamo, intellettuale, insomma, quello della libreria, se vogliamo usare il termine intellettuale, che è un po' una parola che lascia il tempo che trova. Però insomma è un genere, non genere, è un genere, è un insieme di pratiche, e tutto questo permette intersezione e contaminazione. Io, diciamo, ho raccolto questa prospettiva soprattutto a partire dalla domanda che mi sono posta, insomma, quando ho iniziato a studiare il fumetto underground. Come si definisce il fumetto underground? C'è una corrispondenza tra fumetto underground e alternativo? Sì. Alternativo in che senso? Alternativo alle pratiche istituzionali di circolazione? Sì, ma alternativo anche come estetica, perché alternativo, insomma, a quello che veniva, che si emanava, insomma, dalle case editrici principali degli anni 70. Poi però negli anni 80 la situazione cambia, perché arriva Frigidaire, che porta l'underground al mainstream, perché Frigidaire di fatto l'estetica è underground, ma poi la tiratura era nazionale, che però purtroppo viene presto soppressa, perché appunto Miriam Mafai decide che era una rivista pornografica, la mozione, insomma, il giudizio viene accolto, alla rivista vengono tolte viene tolto il rimborso sulle spese della carta, e quindi muoiono naturalmente Tamburini e Pazienza, che erano due delle colonne portanti della rivista, e poi chiaramente purtroppo inizia a incontrare una decadenza. Di cui la cultura italiana, il provincialismo della cultura italiana di cui si parlava prima, purtroppo che è estremamente responsabile. Ecco. Per quanto io appunto questo provincialismo io lo possa vedere per certi termini, ma non quando penso al graphic novel, che anzi mi sembra uno degli aspetti più vivi, più diversificati, più sperimentali, che possono più facilmente ospitare contaminazioni, e questo molto anche in rapporto a quello che diceva Lorenzo prima, cioè il lettore di seriale ha un certo tipo di aspettative, no, sul seriale, su quello che può fare un personaggio o non può fare. Questi aspetti non succedono nel graphic novel, eppure neanche il termine, diciamo, neanche l'opposizione seriale graphic novel funziona veramente, perché come sappiamo graphic novel può essere, no, una pubblicazione seriale che poi viene raccolta semplicemente in volume. Ma poi il graphic novel è diversificato non solo in base, diciamo, alle case editrici che ci sono, non solo in base alle estetiche proposte, ma anche in base ai formati, no? Un graphic novel può essere di dimensioni anche molto diverse, può essere cartonato, può essere in brossura, può essere stampato su una carta particolarmente pregiata oppure no, può costare 10 euro, ne può costare 35, cioè da tanti punti di vista diversi appunto. Il graphic novel è un contenitore, ecco, un termine contenitore estremamente diversificato di cui non abbiamo un'idea chiara. Io capisco che questo sia un aspetto che mette parecchio in crisi noi studiosi, perché lo studio presuppone giustamente delle categorizzazioni a certi livelli, ma che in realtà è proprio il punto di forza di questa forma espressiva. Più in una forma espressiva indefinita, più ci si può fare un po' quello che si vuole, ecco. Più indefinita, meno è sorvegliabile, insomma, e quindi più può essere aperta a sperimentazioni e a contaminazioni. Io credo che il graphic novel, in fin dei conti, sia il contenitore più sperimentale all'interno del mondo del fumetto, e anche appunto, come dicevo prima, meno omologante, ecco.
non perché appunto il seriale sia necessariamente omologante, ma poi pensiamo a tutto il resto di quello che è il fumetto oggi, no? Cioè, pensiamo anche al rapporto stretto che c'è tra case editrici di graphic novel e social network, no? Io sento anche molti giovani fumetti dicono che appunto le case editrici di graphic novel oggi ti pubblicano solamente se fai un tot di like sul tuo profilo Instagram. Insomma, questa è una cosa, può essere vera o non vera, però ci dà la sensazione di quello che appunto può essere la strettezza, la vicinanza del rapporto fumetto social network, fumetto del web e graphic novel, no? Però dopo, dentro il graphic novel, appunto, rientra anche la tradizione del fumetto d'autore. In questo senso vale l'opposizione graphic novel seriale, perché per esempio quando noi compriamo un fumetto seriale, la prima cosa che guardiamo, che ci interessa, che ci colpisce, no? È il titolo. Compro Dylan Dog perché c'è scritto Dylan Dog, insomma, non perché c'è scritto Montanari e Grassani, insomma, che tra l'altro c'è scritto, non è neanche scritto sulla copertina, ma sulla prima tavola, sulla splash page. Quindi, insomma, però allo stesso tempo, cioè, il graphic novel, no, ti mette di fronte, cioè, intrallazza, diciamo, con il fumetto d'autore, o in qualche modo è anche erede di quella categoria, perché c'è molta attenzione sull'autore, cosa che appunto, come ci diceva, non c'è per esempio sul seriale. Però esiste anche il seriale d'autore, tra parentesi. Per esempio, si faceva prima l'esempio dei seriali che poi vengono pubblicati in volumi con la copertina rigida, anche da libreria, ma da libreria anche proprio da scaffale, ecco, patinata, e magari c'è scritto su Magnus o Buttelli, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, io direi che il graphic novel può rappresentare bene un certo aspetto del fumetto, che è quello che poi, grazie, scusate, hanno visto che stavo facendo questa cosa qua e si sono spostati, scusate, che appunto il fumetto, come, cioè, rappresenta un dato significativo anche proprio del mezzo fumetto, insomma. E qua cito Valerio Bindi, ha dato questa definizione, parlando di fumetto underground, ha dato la definizione di fumetto come linguaggio, come forma espressiva, insomma, perché poi è anche difficile definirlo come linguaggio, insomma, disarticolato, che è fatto di tanti rapporti diversi, no? Che, citando ancora Lorenzo, è l'inafferrabile medium, oppure è l'introvabile definizione, insomma, quella di Thierry Grosset. Perciò il graphic novel all'interno del fumetto, che già è difficile da definire di per sé, è la parte ancora meno chiaramente definibile, che può raccogliere da tanti mondi diversi. E tutto questo, a mio parere, insomma, rispetto a quello che posso vedere, insomma, sul contemporaneo, e guardo appunto al contemporaneo sempre perché la questione dei graphic novel è principalmente importante in Italia, soprattutto a partire dagli anni 2010. Dopo, in realtà, lo sappiamo, no? Cioè, una delle primissime case editrici di graphic novel è stata la Rasputin Libri, che è dell'inizio degli anni 90. Quindi, come dire, prendete un po' con le pinze anche questa mia visione, però appunto tutto questo nel contemporaneo permette una grande varietà, una grande contaminazione di ibridazioni di stili, di contenuti, di veicoli di circolazione, che mi sembra alla fine il milieu ideale per riuscire a produrre, a creare delle opere di pregio. Grazie. Grazie infinite, Carlotta, e anzi, tra l'altro, grazie particolare per essere stata con noi, anche se appunto eri in una situazione un po' particolare, un po' più complicata. E io farei partire subito il dibattito. Sono emerse un sacco di cose veramente interessanti, io personalmente già ho una serie di domande che vorrei farvi, ma lascerei la parola al nostro pubblico. Se avete domande, alzate la mano virtualmente, oppure scrivete serenamente nella chat, insomma, come preferite, ma direi al via con le domande. Se non parte nessuno, parto io.
do io la, allora, a, alle domande. Vorrei partire, in realtà sono emerse un sacco di cose interessanti, ho due questioni che mi premono particolarmente. E la prima, mi ricollego a quello che, di cui ha parlato il professor Bianchi, che è proprio la questione come si distingue poi quello che è un romanzo a fumetti, e mi è venuto in mente che quando parliamo di riduzioni di romanzi a fumetto, ad esempio quelli della, della Disney, non si parla di romanzo a fumetto, si parla di parodie Disney. E allora perché quella diventa semplicemente una parodia e non, è, non rientra appunto in questa idea di graphic novel? E questa è un po' una prima riflessione che mi è venuta in mente. Un'altra riguarda, visto che parliamo di fumetti transnazionali, quando si tratta di manga, che sono molto spesso seriali, quando poi vengono raccolti in un volume unico, rimangono manga, non diventano graphic novel. E infine, un'altra riflessione, barra un po' domanda provocatoria, vi vorrei, diciamo, leggere la definizione di graphic novel che compare sul Cambridge Companion to Graphic Novel. Proprio nell'introduzione, e qui si ricollega un pochino alla tabella che ci ha mostrato il professor Somigli, l'introduzione definisce il o la graphic novel come, cito testualmente, an extended comic book freed of commercial constrictions written by adults for adults, and able to tackle complex and sophisticated issues, eccetera, eccetera. Quindi parla di un fumetto, nel senso, in italiano è difficile anche trovare le parole giuste, perché comic book per noi è sempre fumetto, lo possiamo chiamare giornalino, insomma il formato appunto giornale, libero però da costrizioni commerciali, scritto da adulti e per adulti. Quindi questa è la definizione, e con queste riflessioni vorrei rilasciare la parola ai nostri speaker. Luca, direi che ti... Oh, scusa, Roberto, prego, prego. No, no, era... Scusa, Lorenzo aveva alzato la mano, mi pare. E che stavo chiedendo se dobbiamo seguire un ordine o si va a chi parla più forte, come ho fatto io, o decidi tu, Manuela. A me va bene tutto. Io ho qualcosina da dire, ce l'ho, ma magari lo dico dopo. Aveva alzato la mano Lorenzo. Ah, mi grazie, come, perché non come, nei, come nei fumetti western, chi spara per primo. No, allora, visto che ha alzato la mano Lorenzo, perdonami, non avevo visto che lo schermo mi si era ingrandito su, su Luca, che si era tolto il muto, infatti stavo per dire, Luca, se vuoi parlare vai, quindi direi, prego Lorenzo, poi Roberto, poi Luca, visto che ti sei tolto il muto. Io sono andato per alzata di mano, come a scuola, insomma. Vabbè, rispondo un pochettino in ordine. Vabbè, le parodie Disney credo che siano chiamate parodie perché appunto sono... parodizzano dei testi che possono essere letterari. La prima parodia Disney è quella là della Divina Commedia, proprio di Violetto, mi pare, del 49, e poi c'è stata una lunga e fortunata serie di parodie, fino ad arrivare a parodizzare film, eccetera, eccetera. Quindi si cambia semplicemente, no, il livello di dignità del testo, se lo vogliamo dire con le parole di Jeanette. E, anche se devo dire che quando sono poi raccolte in volume unico comunque vengono pubblicizzate come graphic novel, perché mi sembra, io dovrei avere quella di Moby Dick uscita qualche anno fa e mi pare che veniva pubblicizzata come graphic novel, però mi potrei sbagliare. La Disney, almeno Topolino, usa raramente questo termine perché sono molto fieri di fare fumetti e quindi non hanno bisogno di questa rivalutazione. Per quanto riguarda il mondo dei manga, quello è un mondo a parte, perché parlare di fumetto orientale presuppone anche delle conoscenze un po' diverse, perché gli scenari di produzione e di consumo, il pubblico, è molto molto diverso, e il manga è comunque molto molto diffuso. Non mi sembra che ci siano enormi pregiudizi a livello di pubblico nei confronti del manga, quindi anche lì non mi sembra che ci sia bisogno di quello che è successo in Occidente nei confronti del fumetto. Per quanto riguarda invece quello che dice la Cambridge, è qui proprio si nasconde proprio tutto il pregiudizio intellettuale nei confronti del fumetto. Cioè è evidente, no, che quando gli intellettuali si devono confrontare con una forma mediale
nuova o che comunque è al di fuori dei canoni che sono quelli della cultura cosiddetta alta. Poi, quando questo formato mediale deve essere inglobato dalla cultura alta, bisogna per forza parlarne con i paradigmi e i canoni della cultura alta. Infatti, riprendendo un pochettino tutto quello che è stato detto, è vero che il termine graphic novel per certi versi ha degli elementi positivi, perché porta a una sorta di rivalutazione del fumetto, soprattutto a livello commerciale, perché chi ama il fumetto non fa distinzioni fra graphic novel e fumetto seriale, però è evidente che nasconda un fortissimo pregiudizio di tipo intellettuale, perché c'è quell'antico pregiudizio nei confronti del fumetto che negli anni 60 poi si è trasformato nel pregiudizio fra fumetto d'autore e fumetto seriale. Già lo vediamo un pochettino nella discussione a tre fra Vittorini, Eco e Oreste Del Buono sulla prima pagina del primo numero di Linus, no? Dove Eco, nonostante sia veramente uno dei personaggi che più ha rivalutato il fumetto in Italia, comunque già lì, parlando della differenza fra Superman e Peanuts, lì in nuce si nasconde appunto quel pregiudizio che esiste fra fumetto d'autore e fumetto seriale, perché i Peanuts, la ripetizione dei Peanuts è buona, mentre la serialità di Superman è cattiva, e già lì comincia a nascere questo pregiudizio che poi evolve oggi e arriva a quel pregiudizio molto diffuso, e questa forse è la cosa un poco fastidiosa per chi ama il fumetto, non per gli studiosi di fumetto, perché noi magari ci sguazziamo dentro queste cose ci danno modo di parlarne, di fare queste tavole rotonde, però è un po' fastidiosa perché effettivamente come si può dire che tutti i graphic novel siano migliori del fumetto seriale? Perché un graphic novel fatto da un autore semi sconosciuto, magari di pessima qualità, deve essere migliore di Dylan Dog, di Martin Mister oppure di Dampir, che sono fumetti che hanno un forte taglio autoriale e hanno una carica culturale altissima? Cioè Dylan Dog di Sclavi, Martin Mister di Castelli, Dampir, che io adoro perché riesce a mettere veramente in moto delle narrazioni storiche di una raffinatezza incredibile, in cui i generi si mischiano, la fantascienza, la letteratura di Lovecraft, ha un valore culturale fortissimo, perché deve essere peggiore di un qualunque graphic novel magari di pessima fattura? Allora è evidente che questa definizione della Cambridge nasconda tutto il pregiudizio degli intellettuali che non conoscono il fumetto e che hanno bisogno in qualche modo di definirlo. Grazie. Grazie mille Lorenzo. E Roberto? Io sono molto contento per questa discussione e dico, la cosa che vorrei dire è, ma perché non ci troviamo a Lucca Comics a fare un dibattito il prossimo autunno? Capisco che Toronto, Lucca, per me Lucca è più vicino, ma insomma, questa è la cosa importante che voglio dire. Ora, cerco di essere breve perché, su altre cose, perché accenno alcune questioni che ho trovato molto belle. Allora, la prima riflessione è questa, che ha a che fare col fumetto e graphic novel e tutto il resto poco, però occupandomi di storia la voglio dire. È straordinario come il presente influisca sul modo in cui si studia il passato. La storia è questa relazione cangiante fra presente e passato, no? Beh, ora non citiamo Bloch o gli altri, però l'emergere del termine, in Italia, l'emergere del termine graphic novel ha costretto, cioè non migliaia di persone, ma una parte di persone che si occupano di queste cose, a rileggere la storia del fumetto andando a cercare cosa c'era di graphic novel quando la parola non esisteva, quando quelli che facevano quelle cose lì, che noi si chiamava fumetti, e io compravo, vabbè, lasciamo perdere, e ora in libreria sono nel reparto graphic novel. Benissimo, vendano bene, evviva, così c'è mercato, però è buffo, no? Perché, e quindi si riguarda il passato in una maniera diversa, un po' come quando, che so io, la Russia attacca l'Ucraina e si va a ristudiare la pace di Brest-Litovsk. Vabbè, c'entra nulla, però è un po' questa la cosa, no? E quindi va benissimo così. Questa è la prima considerazione. Altre considerazioni che complicano ulteriormente un quadro già complicato, ma è divertentissimo.
Asterix, che diavolo è? Storie autoconclusive, in volume, in libreria, ma io l'ho scoperto, su non ricordo cosa, insomma, tantissimi anni fa, che non era volume in libreria, era una cosa ridicola, mi sembra addirittura a puntate, però ora parlo senza essermi preparato. E a proposito delle il fumetto italiano che prende dall'estero e viceversa, le contaminazioni, cioè Asterix, che è il fumetto, è questa parodia dell'identità francese, il titolo di un'opera su questo, creata da un polacco e da un italiano, no? Goscinny, figlio di immigrati polacchi, Uderzo, figlio di immigrati che durante il fascismo vanno in Francia, segno peraltro di una capacità di integrazione nazionale della Francia negli anni 50, 60, ma ora insomma, non parliamo delle elezioni presidenziali in Francia, ma è un prodotto straordinario, cioè questi figli dell'immigrazione che fanno proprio le roman nazionali, il romanzo nazionale francese, tanto discusso da Boucheron, curatore del volume Histoire mondiale de la France, di cui si è discusso alle precedenti elezioni presidenziali in Francia, sull'identità francese peraltro, e questi due figli dell'immigrazione fanno una parodia del romanzo nazionale e oggi il volume che ogni anno raggiunge il top nel mercato editoriale francese, tradotto in non so quante lingue, a cominciare dal tedesco, eccetera, una realtà economica editoriale straordinaria, gli autori originali non ci sono più, ci sono altri, bellissimo. Ma cos'è? Graphic novel? No, tutti dicono un fumetto, però complichiamo ulteriormente. Si diceva prima di Rank Xerox, non ci torno, no? Inizia su Il male, poi cambia nome perché la Rank Xerox li fa causa, poi va... Però, no, ma questo avete già detto voi. Ma Ken Parker? No, un po' pubblicato da Bonelli, un po' pubblicato da Berardi e Milazzo, poveracci, poi non ce la fanno, poi torna... cioè, fumetto seriale d'autore, come lo chiamo. E complichiamo ancora, uso un termine francese non a caso, la bande de filet. Ce l'ho qui sul cellulare, ora non me ne ero preparato uno, ma insomma sapete cos'è. I fumetti che si leggono sul cellulare, che sono? La bande filet, dicono i francesi, che si scrollano. All'Istituto Francese di Firenze c'è ora una mostra sulla bande dessinée che si vede sta mostra al computer. E al computer vedi delle storie, alcune devi cambiare pagina, cliccare, tipo PDF, e altre sono Le Derniers Gaulois, non so se l'avete visto, è un fumetto, io lo chiamo fumetto, bande dessinée, meraviglioso, che però è quasi più un panorama, un po' come quello di Jo Sacco per la battaglia della Somme, no? Che poi è le tapis de Bayeux, e allora la colonna di Traiano, aiuto, si complica ancora, no? E quindi si ricomincia, io ho esordito dicendo non parliamo della colonna di Traiano, poi la ritiro fuori io. È divertentissimo se ci pensiamo, perché poi è una cosa che cambia, lo spiegava anche Carlotta, insomma, l'avete detto tutti, è una cosa che cambia di continuo e quindi noi guardiamo e definiamo. Allora, definire le cose, mettere delle categorie, non è per ingabbiare, è per orientarsi. Noi possiamo anche non mettere categorie, dire quella cosa lì, però abbiamo bisogno, pensiamo alla letteratura, abbiamo bisogno di distinguere epica, romanzo, poesia, inno, ode, rime in ottava, le terzine di Dante, a che ci serve? Ci serve per orientarsi, per capire, in fondo battezziamo le piante per distinguere il castagno dall'ippocastano, eccetera. Le castagne nascono comunque anche se noi non le chiamiamo castagne, e quelle dell'ippocastano, il castagno d'India, ora voi siete in America, chiamare l'ippocastano castagno d'India è meraviglioso, continua a essere non commestibile, però abbiamo bisogno in qualche modo di orientarsi, non è per dare una gabbia, è per capirsi, per usare un linguaggio. Allora, il problema è che per usare questo linguaggio, a volte in alcuni paesi ci sono delle parole meravigliose e si prendono parole che vengono da altrove per una serie di motivi, ma insomma questo ci può interessare. Allora, quello che voglio dire io è che il fumetto è un mondo talmente vasto,
e che cambia di continuo. Giustamente avete detto i manga, e poi se si guarda la Cina e poi il mondo arabo, che diavolo c'è nel mondo? Cioè, è vastissimo, ok? Però questa qui è una storia, tutto sommato, più breve di quella della letteratura. Sulla letteratura da secoli ci si dà, c'era Giacomo Leopardi, veniva a Firenze al gabinetto Vessé a discutere. Cioè, noi è da poco tempo che si discute di queste cose, quindi dobbiamo essere anche un po' pazienti con noi stessi, giustamente. Però poi il confronto col cinema è schiacciante, perché lì invece sono tutti belli, no? Che categorizzano, ci sono il premio per il coso breve, l'Oscar per quello lungo, poi per quello straniero, lì è tutto. Perché il cinema è così e noi siamo qui a discutere se Ugo Pratt è graphic novel, fumetto, edicola, popolare, disgraziato o non arte? Ecco, non si è detto non arte, diciamo anche la Cassin, no? Come si chiamava, la nona arte. E forse perché il cinema ha avuto altre risorse, più soldi in sostanza. Cioè, a me piacciono le cose con meno soldi, per questo mi piace di più il fumetto del cinema e mi va benissimo così, almeno abbiamo qualcosa di cui discutere peraltro. Altre due cose che volevo dire in questa complicazione del quadro. Due questioni. Altre lasciamo perdere. Quella che ha letto prima Manuela Di Franco, no? Della Cambridge, eccetera, ma l'ha già detto Lorenzo, graphic novel come cosa sganciata dal mercato, ma che sciocchezza. Cioè, io faccio volontariato per i profughi, cioè, ma chi lavora non può essere sganciato dal mercato, insomma. Gipi che fa? Muore di fame, poveraccio. Costo zero calcare. La gente deve lavorare. Poi ci può non piacere il mercato e vogliamo un mondo senza mercato, ok? Ma nel frattempo bisogna farci i conti, io credo. Scritto da adulti per adulti è già stato detto. La cosa interessante è questa cosa, vabbè, sui Disney parodie è una questione più complicata, però è intelligente anche quella. Vi voglio dire una cosa sui manga. Gen di Hiroshima, non so se lo pronuncio bene, quello io lo trovo fra i graphic novel, no? Però è un manga. Io non ho presente come se è uscito a puntate, non conosco la vicenda editoriale, però insomma, o i tre Adolf, no? Insomma, la conclusione del mio discorso è che è una discussione entusiasmante, anche un poco complicata, però noi possiamo in qualche modo trovare dei punti di riferimento utili. Finisco dicendo che chiedo scusa, mi devo allontanare 2 minuti e torno. Grazie. Io se non c'è nessun altro in fila dico una cosa veloce, ma scusa, se c'è una... Credo ci fosse... C'era, a parte alzo la mano anch'io, ma dopo di te, ma c'era con Beriati, se non sbaglio. Benissimo. Scusa, poi alzo la mano anch'io, vai. Carlotta, se devi andare, fai, io posso aspettare. Ora poi, se ci sono altri... No, assolutamente, prego. Ah, ok, grazie. Semplicemente una cosa volevo dire, sarebbe interessante in questo discorso che state facendo, che stiamo facendo, in questa riflessione sulle definizioni di graphic novel, anche capire quanto queste definizioni influiscono sugli stessi autori italiani. Questo ve lo dico perché qualche anno fa avevo 3 o 4 più o meno, avevo scritto un articolo per Studi Culturali sull'emigrazione dei fumettisti italiani in Francia. Era interessante rifletterci perché all'inizio la maggior parte dei fumettisti italiani in Francia di questa generazione, quindi quelli emigrati tra il 2005 e il 2015, non quelli storici, diciamo così, dicevano siamo andati in Francia perché effettivamente il mercato è più ampio. Poi però se si analizzano i dati, perché poi alla fine quello va analizzato, cioè ci si rende conto di tutta una serie di cose, cioè nel senso sì, il mercato è più ampio, c'è molta più gente che ci lavora, quindi le opportunità lavorative non erano così vantaggiose, anzi non solo, ma c'erano anche movimenti sindacali degli stessi fumettisti francesi che criticavano i fumettisti, non dicevano italiani in particolare, ma i fumettisti stranieri che arrivavano in Francia accettando di lavorare sotto al minimo salariale, no? Quindi rompendo anche tutta una serie di conquiste sindacali che i fumettisti in anni di lavoro si erano
conquistati. Allora c'era un altro motivo, se poi si andava a vedere bene, e il motivo era la legittimazione del loro lavoro, cioè nel senso, se si consideravano, tra virgolette, autori o artisti, chiamateli come volete, in Francia, e semplici fumettisti in Italia. Quindi questo era uno dei motivi, non l'unico e non per tutti e non per tutte, francamente, però una delle ragioni che li spingeva ad andare. E mi sembra poi legato a questa difficoltà che ha avuto in Italia la definizione del graphic novel. Per questo io ero abbastanza d'accordo con quanto diceva Carlotta sul graphic novel come genere aperto, ibrido. D'altra parte, cioè, se ci pensiamo bene, la stessa forma romana in letteratura, una cosa molto più classica e oggi comunemente accettata, è piena di definizioni, contro definizioni. Si dice che il romanzo è morto, no, non è morto, esiste il romanzo saggio, però oggi è multimediale, oggi le serie sono nuovi romanzi di appendice e via dicendo, nel senso. Quindi su questo discorso è interessante capire quanto poi queste definizioni influiscono su chi poi vuole fare questo lavoro, no? E addirittura, non dico che spingano all'emigrazione, non sono le uniche ragioni, ci mancherebbe altro, però contribuiscono fra le tante ragioni a essere una di quelle, cioè a dire, beh, qui non siamo considerati autori a tutto tondo, in Francia sì, quindi anche se il mercato sì, effettivamente dà più possibilità, ma sono anche molti di più quelli che partecipano al mercato francese, quindi il discorso delle possibilità è sempre molto relativo, soprattutto perché lo sappiamo bene, quando c'è una crisi economica, i sistemi culturali, i sistemi economici tendono a chiudersi, quindi a privilegiare chi è francese e non chi viene da fuori, e questo è un discorso abbastanza noto e abbastanza classico, tra virgolette. Però il discorso invece della definizione del genere, quindi della legittimazione del genere stesso, influisce. Ecco, non mi fermo qui per non non andare troppo oltre. Proseguo io con veloce nota, o c'era qualcun altro? Scusatemi, dal telefono non riesco mai a vedere se c'è qualcuno che sta alzando già la mano. Sono un po' imbranata io. Vado? Vai, Carlotta. Ok. Allora, dico proprio una cosa velocissima sul manga, sulla domanda che hai posto prima. Cioè, tutte le domande anche sono domande importanti. E la domanda che hai fatto prima sul manga... provocatoria, raccolgo parzialmente la provocazione per il semplice fatto che ho recentemente visto non solo diciamo agli stand delle case editrici ma anche in libreria, ecco, il manga all'interno del mercato del graphic novel. Faccio riferimento alla Oblomov. La Oblomov sta pubblicando manga d'autore, diciamo, quindi scegliendo degli autori riconosciuti, insomma, a livello soprattutto internazionale, ma anche nazionale in Giappone, perché c'è una ricerca, insomma, di un certo tipo, ecco, da parte della casa editrice, e li sta pubblicando nel formato graphic novel, ecco, quindi in questo caso usiamo graphic novel, ecco, come categoria editoriale, come formato. Quindi è recente come pratica, ma sta iniziando anche questa pratica qua. Dall'altro lato, spesso si parla, per esempio, di tradizione del fumetto americano come una tradizione molto resistente alle influenze dal di fuori, no? Il fumetto europeo è arrivato negli Stati Uniti tanto tempo fa, insomma, e graphic novel, tra l'altro, si è usato anche per definire il fumetto europeo che veniva importato negli Stati Uniti, circolava negli Stati Uniti, quindi questa è un'altra degli usi della parola graphic novel che possiamo mettere nel nostro zainetto delle categorie a cui il graphic novel si può riferire, insomma. Però appunto anche il fumetto, diciamo, occidentale in generale, quindi anche quello italiano, spesso è resistente, però ultimamente noi iniziamo a vedere molti autori che sono autori di intersezione tra fumetto occidentale e fumetto orientale, nel senso che hanno ricevuto molta della lezione del fumetto del manga e la stanno riproducendo. Ovviamente il primo nome che mi viene in mente, cioè, la stanno riproducendo, diciamo, in contesto italiano e quindi europeo. Ecco. Il primo nome che mi viene in mente ovviamente è quello di Igor, che avevamo già nominato prima, ma per esempio anche Vincenzo Filosa è uno degli autori che vanno in questa direzione.
Ce ne sono in realtà degli altri, uno l'ho scoperto recentemente a una mostra che c'è qui al Comic Con. Ovviamente adesso non mi viene in mente perché, chiedo scusa, vengo da un paio di giorni un po' densi, però appena mi viene in mente o ve lo scrivo in chat o lo controllo un attimo e cerco di tirarlo fuori, perché è tra l'altro un autore giovane ed è soprattutto sugli autori giovani, come dire, quelli che hanno proprio assorbito l'estetica del manga e anche dell'anime, la riportano dentro i loro fumetti, che tu puoi misurare insomma l'influenza del manga a livello autoriale, ecco. Però sì, il manga presentato a livello autoriale, sul piano autoriale, insomma, è qualcosa che mi sembra proprio decisamente recente, quindi grazie per la tua domanda, perché ci fa riflettere anche in questa direzione. Per quanto riguarda invece l'opposizione qualitativa, euristica, diciamo, tra graphic novel e seriale, io ho anche molto la sensazione che questo derivi da una certa visione interna al fumetto che si ha sul fumetto seriale. Cioè negli anni 70, nel mirino del fumetto underground, che era il fumetto più sperimentale, più legato ai movimenti intellettuali, più... anche proprio legato al clima studentesco, che è quello di cui noi siamo ancora estremamente influenzati, perché quello che è successo negli anni 70, cioè, non so se stiamo quasi vivendo ancora l'onda lunga degli anni 70, questo potrebbe essere mio lato pazienziano che parla, però come dire, come a livello di rivoluzione sociale dei costumi, no? Siamo ancora molto legati, insomma, a questo periodo. Negli anni 70, proprio come bersaglio della cultura istituzionale, il fumetto era fumetto mainstream, insomma, era estremamente bersagliato, era estremamente messo in discussione, insomma, o comunque destrutturato, decomposto. Penso, non lo so, per esempio, alla pratica del fumetto situazionista francese, no? Che prendeva il fumetto seriale, metteva dentro delle citazioni dai filosofi, non so, da Guy Debord, per esempio, e si faceva la fanzine con dentro con questa estetica qua, molto, chiamiamola, commerciale non è il termine giusto, però mainstream, e c'era questo senso di straniamento che derivava, no, invece dal contenuto delle nuvolette, che era estremamente raffinato dal punto di vista filosofico. Questa poi è stata una pratica che è stata importata anche in Italia. Ma ancora, non lo so, penso al fumetto underground, anche il fumetto underground italiano, per esempio, ha preso un sacco, sia dal situazionismo francese che dal fumetto underground americano, no? E poi anche dal linguaggio delle avanguardie, linguaggio artistico, insomma, delle avanguardie storiche, no? E praticamente, cioè anche lì, per esempio, il personaggio di Topolino, no? Veniva usato come, cioè veniva completamente rifunzionalizzato, ecco, ed era sia un omaggio che però una parodia, anche se vogliamo, però anche proprio un attacco, ecco, nei confronti del vocabolario, insomma, del fumetto seriale. Spero di non aver parlato troppo. Assolutamente, anzi, grazie mille, perché sono spunti tutti veramente, veramente interessanti. E Luca? No, io volevo... quello che si è detto sul manga mi ha fatto pensare a un altro un fenomeno abbastanza simile. Io sono abbastanza vecchio da esserci stato quando la Rai ha mostrato il primo anime, che si Goldrake, aver visto veramente la prima puntata della serie, potete dire, c'ero anch'io, e nonostante la critica che veniva mossa, perché si diceva sono cartoni animati giapponesi, li fanno con il computer, come se questo volesse dire che rispetto a quelli disegnati a mano sono un prodotto inferiore. Però, a parte questo, il termine anime nessuno lo conosceva, e tra l'altro, cioè, noi ci arrivavano di rimbalzo dalla Francia, e nessuno metteva in dubbio che comunque si trattasse di cartoni animati. Mentre il fumetto giapponese è arrivato più tardi da noi e quindi è stato qualificato come manga, effettivamente si tratta di un fenomeno evidentemente diverso rispetto a quello del fumetto
europeo, del fumetto nordamericano, però credo che sia abbastanza riconoscibile e riconducibile appunto all'ambito del fumetto. Quello che voglio dire molto semplicemente è che mi sembra che graphic novel, mentre in altri media, nel cartone animato, nel cinema e così via, ci sia una sorta di terreno comune all'interno della stessa letteratura, insomma, all'interno del quale poi ci sono dei terreni di confine dove il medium si confronta con altre cose. Questo continua un po' a mancare a fumetto, cioè nel senso che graphic novel, invece di indicare alcune opzioni, così come può essere all'interno del romanzo, non so, il romanzo storico per dire, il termine fumetto viene ancora visto in qualche modo come un termine dequalificante, quindi graphic novel, come nella definizione del Cambridge Companion, viene usato in maniera strategica per articolare delle distinzioni interne, per distinguere alla fine fra ciò che è esteticamente o ideologicamente accettabile e ciò che non lo è. Cioè, mi sembra che al fumetto siamo ancora a quello stadio in cui non so, come se nel cinema la parola cinema fosse il termine cinema venisse visto in maniera sospetta e quindi si dovesse andare a trovare delle alternative, tipo, che ne so io, romanzo audiovisivo, per distinguere, che ne so, Godard da Guerre Stellari, ecco. Mi sembra che forse credo sia un po', non so se un risultato del ritardo della critica fumettistica rispetto a quella di altri generi, del ritardo del fumetto. Fra l'altro, si diceva prima di Asterix e del fatto appunto che il grande romanzo francese fatto da due autori di origine non francese, ma questo il fumetto, non so se fino a che punto ci posso entrare con questo discorso, però forse sì, in un certo senso non è i casi del fumetto come luogo in cui di intervento da parte di artisti, autori altrimenti marginali nella cultura alta, non è, cioè non è solo quello che è caso, il fumetto, il comic book americano è in gran parte, così come anche i pulp prima di loro, è il prodotto di una, cioè nasce all'interno della cultura, o è prodotto di artisti, di autori di origine ebraica, newyorkesi, che si affacciano al mondo dell'editoria, ma non lo possono fare dal punto di vista dell'editoria alta e fanno invece un'editoria di tipo commerciale e finiscono poi anche loro in un certo senso per creare poi il grande romanzo americano, insomma. E mi fermo. Grazie Luca. Ci sono altre domande? Alessio, ho visto che ti hai tolto il muto. No, innanzitutto se qualcuno dal pubblico ha ulteriori commenti, domande, sentitevi liberi. Intanto leggo Carlotta, per chi non stesse seguendo la chat, che l'artista a cui si riferiva prima è Luca Thieri, quello che è influenzato dall'estetica dei manga. Avevo una cosa che volevo sottolineare. Allora, io personalmente quando mi trovo a scrivere di graphic novel tendo a evitare il termine. Uno, perché spesso scrivo di autori appunto tipo Gipi, Recchioni, Zero Calcare, eccetera, che hanno dei problemi con questo termine, quindi mi sento in imbarazzo a usarlo, ma anche perché io ho un'antipatia viscerale per questo termine, al di là delle prese di posizioni accademiche. Quindi io, quando voglio essere polemico, dico fumetto da libreria, o per essere più neutrale, libro a fumetti.
perché il mio problema è che graphic va bene, quello che mi lascia perplesso è questo novel. Perché? Perché romanzo alla fine, per quanto sia un termine a sua volta ampio, alla fine è un termine tecnico, e non tutti i graphic novel, se non fossero graphic, comunque non sarebbero novel. Prima si è citato per esempio appunto la raccolta di Vauro, ma anche fumetti che nascono come fumetti, penso uno degli ultimi esempi che mi viene in mente è l'autobiografia di Saviano, Sono ancora vivo, è definito un graphic novel, ma è un'autobiografia, quindi già abbiamo un problema qui. E quindi non so, volevo sentire insomma un'opinione della table su questo argomento. Magari chiederei prima a Lorenzo, appunto, primo perché mi sa che tra poco scappa, e poi perché mi interessava questa suggestione che avevi lanciato tra il fumetto romanzesco contro il romanzo a fumetti, che mi sembra una posizione interessante. Grazie Alessio, io vi chiedo scusa, però verso le 6:30 devo scappare per impegni pregressi. Guarda, condivido parte della tua antipatia per il termine, proprio a livello così personale, non lo diciamo in giro nell'accademia e nell'ambiente. Secondo me il termine novel perde proprio, no, tutta la sua accezione riferita al romanzo, in questo caso. Cioè, è semplicemente quando è nato questo termine nell'ambiente fumettistico e quando, diciamo, Eisner l'ha un pochettino, ha dato le categorie per individuare la cosa, ci si è confrontati con il romanzo, perché il romanzo è la forma d'arte, diciamo, più alta a cui si aspirava per arrivare, no? Anche perché, anche per una questione proprio semplicemente di formati, perché il formato del libro era quello più vicino al formato del comic book, quindi ci si ispirava a quella tipologia di formato, al di là proprio della parola romanzo. Quindi sì, hai ragione, cioè non è sempre applicabile questa parola, però ormai questa parola, la parola novel, secondo me nell'ambiente fumettistico non si rifà più all'accezione di romanzo, e quindi possiamo trovare autobiografie, saggistica, perché il fumetto fa anche saggistica, cioè ne abbiamo visti tantissimi esempi di fumetto che fa saggistica. E sì, cioè il fumetto ha sempre avuto, bene o male, una vocazione romanzesca. All'inizio un po' di meno, perché, come ho detto, secondo me il principio di rimediazione è abbastanza importante. Un po' di meno perché si rifaceva a tecniche più spettacolari, cioè ci si avvicinava al pubblico sia attraverso la comicità, un pochettino come ha fatto il cinema delle origini, e sia con la volontà, no, di meravigliare il pubblico con questo nuovo dispositivo, che poi tanto nuovo non è, perché anche rispondendo un pochettino a quello che ha sollevato il professor Bianchi, no, sul perché il cinema è studiato da più tempo, perché la critica a fumetti latita un pochettino, no, su certe questioni. Beh, la critica a fumetti, a mio parere, nasce un po' più tardi, sia perché appunto il cinema è una macchina economica molto più forte sicuramente rispetto al fumetto, ma anche se non è stato sempre così, perché all'inizio, forse, quando i fumetti sono stati pubblicati dal New York Herald e dal New York World, riuscivano a smuovere delle grosse cifre, quindi forse la questione economica non è proprio la questione principale. Secondo me la questione principale è che il fumetto non è stato visto come una vera e propria novità, perché, come già fatto notare il professor Bianchi, no, possiamo farlo risalire a tantissimi linguaggi narrativi visuali più antichi, come quello delle colonne di Traiano, come l'Arazzo di Bayeux, che è qualcosa di stupendo, ma questi sono fumetti, non sono fumetti, vabbè, qua apriamo un'altra tavola rotonda. Però fatto sta che la narrazione per immagini non è una cosa nuova, è già c'era su carta stampata. In Europa c'era una grandissima tradizione sia di satira sia di narrativa per immagini per bambini. Quindi come si fa a vedere questa narrativa per immagini come una novità? Il cinema evidentemente si affida a dei dispositivi tecnologici che, per quanto in maniera graduale, no, sono arrivati al cinematografo dei fratelli Lumière, però comunque sono una bella novità. Gli intellettuali si cominciano a interrogare subito su questa forma artistica, si chiedono su questa forma mediale, insomma. Il fumetto invece è più difficile inquadrarlo come una vera e propria novità, perché esistevano tantissime narrazioni precedenti.
Quindi la critica a fumetti nasce bene o male dopo la, più o meno dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se c'è qualcuno negli Stati Uniti come Seldes che intorno agli anni 20 comincia a interrogarsi sul fumetto. Però appunto sono questioni belle, belle complesse su cui si può ragionare tantissimo e a me fa molto piacere ragionarci evidentemente. Grazie per la domanda, Alessio. No, grazie a te. Vedo Luca Somigliesi. No, volevo soltanto dire molto rapidamente che fra l'altro appunto si dice sempre Eisner, no, l'invenzione della graphic novel e così via, ma in un certo senso Eisner è la prova provata di quanto sia limitante il termine graphic novel, perché A Contract with God non è neanche una novel, è una serie di racconti, al limite è una graphic short story collection, se proprio. Per cui, fra l'altro, da parte di un autore che si era formato negli studio degli anni 40, nel sistema veramente del fumetto industriale. Quindi, insomma, c'è lo stesso, c'è un po' quasi un vizio d'origine nel termine stesso di graphic novel. Fra l'altro, per quello che sta dicendo Lorenzo, mi sembra veramente molto riguardo alle origini, insomma, del fumetto e al molto giustante, perché appunto in un certo senso il fumetto poteva venire visto in un certo senso come una continuazione di qualcosa che già esisteva, perché il supporto è quello del giornale, che già una lunga tradizione della vignetta satirica, già a volte anche con una divisione all'interno di una stessa vignetta in panels e così via, quindi non era forse effettivamente una novità che appariva meno nuova, ecco, qui mi sembra un suggerimento veramente molto interessante. Posso dire una cosa ancora breve? Ho parlato tantissimo. Prego, mi manderete assolutamente. A quel paese. Posso allora, io finora ho parlato, fra virgolette, non male, ma insomma, sulla questione del termine graphic novel in italiano e io dico che il fumetto è un mondo vasto, vastissimo, al suo interno poi si potrebbe capire la grafica. Però insomma, per complicare ancora di più, fosse già abbastanza complicato, la parola fumetto che usiamo in italiano. Fumetto, cioè la nuvoletta, la nuvola di fumo nella quale c'è il testo dei parlanti, no? Delle vignette che compongono le tavole. Ma intere opere di Jacques Tardy sulla Prima Guerra Mondiale sono senza nuvolette. Per fare solo un esempio, insomma, oppure le tavole del Corriere dei Piccoli a cui facevo riferimento prima hanno le rime baciate nelle didascalie e non nel nome. Che anche il termine fumetto in qualche modo non andrebbe bene. Allora, noi ci possiamo e ci divertiamo a discutere tutte queste cose e poi in qualche modo dobbiamo usare i termini che sono diffusi e fare i conti con quelli, insomma. Quindi alla fine, se si usa il termine il graphic novel o la graphic novel, si farà i conti anche con quello. Però anche se io uso questo termine perché in Italia è il 25 aprile, anche se io sono partigiano come Lorenzo Di Paola e altri del fatto che poi chi lo diceva anche qualcun altro, insomma, poco fa, preferisco non usare questo termine perché secondo me è fuorviante in Italia. Io sono molto d'accordo con tutti voi. Tra l'altro, a proposito di complicazione riguardo i termini, in italiano fumetto non è soltanto è sia il prodotto che il contenuto. Quindi siamo proprio in una situazione sempre, cioè, molto complicata, poco chiara, che però, come appunto diceva Carlotta, forse la mancanza di chiarezza permette anche molta flessibilità, quindi ce la possiamo giocare a nostro vantaggio, diciamo, senza contare, tra l'altro, la definizione della Cambridge Companion to Graphic Novel, fumetti scritti da adulti per adulti, che insomma potrebbe anche lasciare spazio a una certa ambiguità, perché lì sappiamo che il fumetto copre veramente ogni
ogni settore. E, ci siamo dilungati parecchio, ma se ci sono altre domande, penso che potremmo parlare per ore. Se ci sono altre domande, alzate la mano, intervenite, sentitevi liberi. Volevo soltanto fare una veramente una nota a margine sul termine fumetto, perché poi per complicarsi la vita, in inglese fumetto è fotoromanzo, quel poco di importazione di fotoromanzo che c'è stato è chiamato fumetto, così come giallo in inglese è il cinema alla Dario Argento, insomma, quindi poi ci sono anche queste trasposizioni. Che... E posso voglio approfittare per salutarvi, anche perché devo scappare. Poi su questa questione terminologica di bande dessinée, fumetto, historieta, si apre veramente una pagina come enorme, perché è bellissimo vedere come le varie culture nazionali hanno identificato, no, il medium, e io sono molto affezionato a quella italiana, perché mi sembra veramente un pochettino la più poetica rispetto alle altre che generalmente si fissano sulla maniera di disporre le immagini, oppure sulla qualità artistica, oppure sul genere narrativo. Quindi fumetto a me piace tantissimo, al di là poi appunto della convenienza della nuvoletta oppure no. Però veramente sono molto felice di questa giornata, sono molto contento di aver conosciuto tutti voi. Alessio già lo conoscevo, anche Carlotta, ma sono veramente contentissimo di questo invito. E vi auguro di parlare ancora tantissimo nonostante la mia assenza. Grazie a tutti davvero, arrivederci. Grazie a te. Grazie. Ciao. Bene, io direi che se non ci sono altre domande ci avviamo ai saluti, anche se sarà soltanto un arrivederci, perché evidentemente ci incontreremo a Lucca Comics l'anno prossimo. E... Non ci scherzare, perché prossimo semestre sono in sabbatico e COVID permettendo spero di essere in Italia, quindi si potrebbe anche pensare a una cosa a look. Verissimo, anche perché perfetto, abbiamo benissimo. Un sacco di cose da dire, quindi abbiamo già un prossimo appuntamento. E ci saranno sicuramente altri incontri per il nostro gruppo Studi sul Fumetto, che vorremmo mantenere virtuali proprio per permettere appunto la partecipazione da tutte le parti del mondo. Quindi sicuramente vi aggiorneremo sulle nostre future iniziative, e se non ci sono altre domande, commenti, curiosità, vi ringrazierei tutti quanti. Grazie a voi, a Manuela e Alessio, per l'ottimo lavoro organizzativo, e grazie ai partecipanti per aver raccolto questo invito, e naturalmente al pubblico. Assolutamente. Grazie a tutti, alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. A presto.